if you're peace here in your mind. Did I sigh? I found no place in the dead of night to come alive. Life is waiting on the other side. Follow me into the underground. Watch the world changing as the sun goes down. Follow me into the follow me into the underground. Follow me into the underground. E buonasera a tutti e benvenuti alla live serale dei Poltergeist. Ho fatto un piccolo esperimento, insomma, per rendere un po' più dinamico, ma ho visto nella live purtroppo non si sente un cazzo, quindi non ci abbiamo guadagnato niente da questo esperimento. Io sono HP7 Sax e in mia compagnia ci sono... No, credo, Davide, che il microfono di Dave sia un attimo morto. Non ti senti? Vabbè, intanto mi presento, io sono Terminator, volevo dire Edrox 66. Ma entra. No, Matteo, ma mettiti qualcosa addosso, porca puttana. Non ti senti, Matteo? Matteo, non ti senti? Matteo, togliti l'auricolare, per favore. Guarda, Matteo, guarda che ce l'hai mutato come tuo solito. Qualcosa si sente però quando fai rinzerunzo nel tastino. Edoardo, avevo sentito qualcosa. Leva sottofondo, oppure te lo giuro, su quando mi chiamo HP7 Sax ti banno e non entri neanche tra 10 anni. Che cazzo fai, Gesù Cristo di Nazareth? Allora, Matteo, ci sei? Ma questo deve essere un'ansia. Ci stiamo divertendo. Ci sei ragazzi, o ci sette? O Matt. Ridi. Sta bestemmiando forte. Censura. Ho visto una donna. Ma glielo diciamo che in realtà lo sentiamo ed era un prank? No, è vero. No, ti giuro, non ti sentiamo. Guarda come sei ghiacciato. No, non ti sentiamo. Sereno. Andiamo. Sì, pizza. L'auricolare dalla cassa. Allora, ragazzi, come dovete leggere al titolo, siamo tornati col Just Chatting stasera. Vorremmo. Mi dà 0 spettatori, può essere? Come? Ma qua me ne dà 2 e poco fa erano 3. Ora dovrebbero essere 4. Questo pisello e vediamo che motore riesce a prendere. Silenzio. Adesso mi sentite? Sì! Alleluia! La genialità di Leotta. Allora, ragazzi, stasera per sì, la... stasera, come potete leggere dal titolo, andremo a... Ce la potete giocare? No. A fare una tier list, della storia di Assassin's Creed. Perché non sapeste che cos'è una tier list? La tier list è praticamente una classifica. No, ecco. Minchia, è dittatura, è dittatura. Che suca minchia. Questa è dittatura, ora me ne vado pure io. Effettivamente è dittatura. 2-1. Ma la devi succare. Speravo che accadesse una cosa del genere. Deve essere proprio aspirare le maniera una sebo. A livello. Dai, bambine nell'armadio. No! Si può vedere un negro. Non è detto quella parola con la N, per chi se lo stesse mi dissocio.
No, no, ci bannano, ci bannano. Dai, stacca, sì, ci bannano per copyright. Dai, venire bannati per una canzone del genere, poi per che poi non ho capito manco io. Pensa all'algoritmo se sarà capito. Io canto Summer vacation is here. Dai. Gonna go. Scusa, mette, questa è dittatura, questo è il regime totale. Questa è dittatura, questa è dittatura. Ah, pure, beh, oh, faccio... It's summertime. It's summertime when everything's great. Abbiamo abbastanza. Cause I'm free to be just wanna be. Per rimanere sempre comunque in argomento, insomma, generale. Quello spastico. Siamo tutti e quattro. Siamo tutti e quattro. Esattamente. Stasera, 5 persone, buonasera. Stasera andremo a fare una tier list dei giochi di Assassin's Creed. Allora, quanto ho visto, attacco già a fare share screen. Ci sono anche i DLC. Come DLC? Il rimbombo, che si possono classificare anche DLC. Allora, vedete la schermata? Sta caricando. Ok, ora la vedo. Yep. Allora, siccome a quanto ne so, allora, visto che alcuni non hanno giocato altri, io personalmente li ho giocati tutti tranne i mini spin-off, facciamo che in caso lasciamo quelli che gli altri hanno giocato per loro, i singoli, insomma, per quelli che abbiamo giocato in pochi, solo per noi. Ripeto, c'è anche Ezio Collection, ma direi che la possiamo scartare dalla lista, poi se in caso... C'è anche... Tanto fare le tre di Ezio di singolo armento, fare l'Ezio Collection, quando può cambiare, come diceva. Lo capisco, però vabbè, siccome ci prenderemo un po' di tempo per parlare di ogni singolo, magari andiamo. Oddio, su Revelations Brotherhood. Questo è il con gli Spooky Mins. Vabbè, ovviamente. Allora, io direi di escludere i Chronicles, che nessuno di noi quattro ha giocato. Merda. Invece i DLC, qualcuno ha giocato la Tirannia di Washington? No. Perfetto, neanche io. Dead Kings abbiamo giocato 3 su 4. Non l'ho finito, però vabbè, dai. Io l'ho finito, che cazzo se lo ricordo. No, l'ho finito, che io non ho fatto i trofei del multiplayer. Sì, io ho fatto pure i trofei al 100%. Perfetto, poi c'è due giochi per DS che sono... Bloodlines, ce l'hai Edoardo. Bloodlines, questo qui è Bloodlines. Questo qui è un gioco per DS che non so qual è, non è Bloodlines, è... qualcosa strano. Allora, i Chronicles e il Liberation non li ha giocati nessuno di noi, insomma andremo proprio sul classico. Io in caso posso intervenire un cazzo, perché non ci sono né i DLC di Origins né i DLC di Odyssey. Ok, direi di cominciare ovviamente con Assassin's Creed 1. Ci sono gli spin-off, non ci sono i DLC qua, ci sono gli spin-off. No, delle ci sono. La spiaggia, allora ragazzi, guarda, io qua ne ho trovato un altro dove ci sono solo i giochi senza DLC. No, vabbè, niente, ci non fa niente, ormai non vorrei sminchiare ulteriormente qua. Allora, Assassin's Creed. Ok. Assassin's Creed 1. Chi non l'ha giocato? Io. Edoardo, tu l'hai giocato Assassin's Creed 1? Cioè, praticamente io e Salvo l'abbiamo giocato Assassin's Creed 1. Che bello. Adesso me lo compro. Mi mancano 90 titoli di questi. Io non posso parlare di Assassin's Creed. L'hanno giocato in 2 su 4. Facciamo così, Edoardo. Quali hai giocato tu di Assassin's Creed? Per capire un po' la distribuzione delle recensioni. Possiamo perderci un minuto. Io ho giocato 3, io ho giocato 2, ho giocato Bloodlines, ho giocato un po' Origins. Syndicate ho fatto solo gameplay e poi che altro giocato completo, madonna, a una domanda devi rispondere. Giocato completo, zero, solo Bloodlines, sì, no? Forse solo non hai finito nessun Assassin's Creed? Il 2 l'avevo quasi finito, mi mancava una conseguenza, ma Summer Vacation it's here. come si può rispondere? Meritato, no, è giusto, è meritato, lo ammetto, scusate.
Che cazzo. Devo chiudere un sacco di Vabbè, allora partiamo dal primo. Comincia Matteo e Salvo, perché sono gli unici ricchioni che hanno speso allora, soldi per se si iscrivono. No, scusate, no, etero, a me l'ha preso gay, Matteo, sono, io amo i gay. Io amo i gay, cioè... Prego. No, allora, quindi alla fine quello ti metti uscito... una maglietta svergognato. No, che caldo, io sto morendo. La volta scorsa ho sudato. Lo sto vero, morendo anch'io, ma si deve per decoro no, una persona vestita. Allora, a una vada. Cena di gala di luglio ci andiamo nudi perché oh, c'è caldo. Ma su, di live, però per dirti, c'è. Momenti che per sbaglio ti alzi e si veda un capezzolino. Non mi alzo. Troppo in culo gamer 91 potrebbe bannarci il canale. Ascello, ho fatto vedere l'ascello. No! Quanto pare gli utenti Twitch sono dei verginelli che non sanno vedere le ascelle. Sì. Vabbè, comunque, qual è la classe? Cioè, quanti posti ci sono? Per capire. Sono allora, sono, sei sono lettere. Sono lettere, insomma, in stile americano. S è il massimo, tipo super. Tipo lo scaling. Sì, tipo i scaling delle armi, però adesso suca di quella c'è anche F in più. Sì, sì, vabbè, ma 6 vanno più che bene, secondo me. Ma sono pure il drago. Allora, facciamo così: facciamo che andiamo a recensione, poi andiamo a parere generale, facciamo una media e lo andiamo a collocare, ok? Così andiamo sull'oggettivo del massimo. Così però... seguiamo la moda delle tier list. Poi vediamo, lo facciamo sui streamer di Twitch anche. E poi diciamo che ce l'hanno con noi. Allora, Matteo, io lo passo a te, lo scelto di Assassin's Creed 1, perché hai sicuramente fatto più gameplay di me, visto che io ho fatto la storia in fretta e in furia perché non ne potevo più. Quindi a te. Quindi mi sembra ovvio più o meno cosa tu ne possa pensare. Dire tu. No, vabbè, allora, Assassin's Creed 1... diciamo che... ha buttato le basi di quello che è Assassin's Creed. Rispetto al 2 è lontano mille miglia, perché praticamente dall'1 al 2 ci sono dei cambiamenti del game, dal punto di vista del gameplay, della narrativa, di tutto, facciamo di tutto e facciamo prima anche. L'unica cosa che quasi è rimasta la stessa, possiamo dire, che l'arrampicata, che più o meno è quella, cioè non è cambiata nei secoli di Assassin's Creed, poi molto più avanti cambierà lo stile di arrampicata, quindi parliamo comunque generalmente della stessa arrampicata, ma comunque è il primo punto di svolta, quello là che doveva essere il seguito di Prince of Persia, invece è stato un inizio di una bellissima saga. Diciamo che dal punto di vista dell'innovazione, per l'epoca era il 2006, se non erro, quando è uscito il primo Assassin's Creed 7, 2007, sì, perché ha fatto 10 anni con Origins nel 2017. Sì. Per l'epoca comunque diciamo che non c'erano open world praticamente, quasi del tutto, o comunque non erano in voga. Lui, Assassin's Creed 1, diciamo che ha dato quello che è la prefazione dell'epoca degli open world, anche se non era così vasto, diciamo, quello che si poteva fare all'interno dell'open world, però era sempre carino il fatto che tu all'interno di un contesto storico ti potessi muovere all'interno di questo contesto storico vedendo quello che erano le ambientazioni dell'epoca, eccetera eccetera. Certo, il gameplay non è tutto sto granché, visto che devi fare praticamente quattro cose ripetute per tutto il gioco, che sono interrogatori, spionaggio, mi pare poi pestaggio e raccolta di lettere. Comunque raccoglievi informazioni, poi vedevi qual era il bersaglio. Era un hitman, diciamo, molto 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 più, però hitman è uscito dopo, male. Molto più scarno, diciamo. No, i primi tre hitman poi ci sono stati Hitman lei e tutte le serie di remake. Comunque era un hitman un po' meno originale, però unito a Prince of Persia. Cioè devi fare sempre le stesse morendo cose, raccolto. Il sistema di combattimento era, diciamo, un po' era accettabile, carino, tranne per il fatto che questa cosa poi se la sono tenuta, questa cosa del turno dei soldati, cioè che i soldati ti guardavano, tutti quanti ti accerchiavano, facevano ok, prima parti tu, no, parto io, poi partiva uno, tu lo azzicavi a tipo spiedino. Poi secondo me la più grande presa per il culo, per esempio, nel 2 che dice tutti insieme,
Dopo, ma vai a fanculo. No, non è una questione riguardo il 2 come titolo, però è per questa questione del turno. Ce ne parliamo adesso, non ne parliamo più. Porca puttana, cioè, dai, tutti insieme, le mie palle, tutti insieme. È stato sistemato questa cosa più che altro in quelli recentissimi, Origins, Odyssey, queste cose qua. Che appunto c'è questa cosa che i nemici si buttano veramente tutti insieme, tu non sai più che cazzo fa, cioè devi stare molto attento. È vero anche che il tipo di combattimento, essendosi evoluto, ha permesso pure questo. Perché se tu mettevi il sistema di combattimento dell'uno, non ti permetteva una cosa, cioè di combattere più persone insieme. Non lo potevi fare. Non c'era la schivata come quella di Origins, non c'era il contrattacco come quello di Origins, non avevi uno scudo, non avevi una serie di cose che poi hai avuto successivamente. Quindi per questo l'uno comunque non è nella top 6, secondo me, l'uno. Quindi non lo metterei all'interno di questi 6. Non è una classifica tipo ognuno al suo posto. Cioè, insomma, alcuni possono stare anche nella stessa lettera, puoi anche equivalerli, diciamo. È un voto, gli sto dando un voto praticamente. Praticamente sì. Tra loro, per relativo, gli sto dando un voto per relativo. Lo metterei S. Metterei C. Suka. S sta per Suka, se dici così. Metterei il C io, Assassin's Creed 1. Ok, io lo comprerò in questi giorni con gli sconti di Steam. 3 euro. Non è né da D né da E, ma non è neanche da un gioco, diciamo, apprezzabile come in maniera come eccetera. Visto che l'ho giocato anch'io, io velocemente. Non so, anche io sarei indeciso tra B e C a dire il vero, poiché da un punto di vista della trama, secondo me è uno dei migliori tra tutti quelli che ci sono stati, essendo comunque un prototipo della serie, pecca in molte cose, però dai, mi trovo d'accordo con te, metto C, quindi per media Assassin's Creed 1 va in C. Diciamo che era un episodio pilota. Mi trovo abbastanza d'accordo, Allora, adesso vi è beato chi ne parlerà, non sarò io perché insomma neanche Matteo, perché ci sono altri giochi che altri non hanno giocato. Assassin's Creed 2. Allora, o Davide o Edoardo. Allora, Assassin's Creed 2 lo inserisco già nella tier list S. Allora, facile. Mi rompono i coglioni quelli che dicono Assassin's Creed 2 è il miglior capitolo della serie, cioè non lo puoi spodestare, cioè vuoi mettere quando salta come con Ezio che Venezia, cioè l'Italia non la puoi battere, no, l'Italia è bella pizza, cioè in Madrid ti bevi il caffè americano, poi si evolve in quella direzione. Nazionalismo, no, vaffanculo. Assassin's Creed 2 è un ottimo gioco, ha molti problemi, ma sono quelli classici di Assassin's Creed, ciò ovviamente non li sminuisce. Però, tutto sommato, è un ottimo... me lo potevi dire a voce, che devo cambiare la categoria del... Stavo parlando Matteo, non volevo interrompere. Ah, che omosessuale. No, che eterosessuale, scusate. Allora, quindi, il secondo capitolo della serie è un buon gioco Scusate, è partita. Che mi ha intrattenuto per 4 giorni, cioè io l'ho giocato e finito in 4 giorni la prima volta che l'ho avuto, me lo sono spolpato proprio e adesso sto finendo al 100% per il PS4 e l'ho amato seriamente. Ho trovato Ezio come un ottimo personaggio, ma ho trovato l'Italia anche un'ottima ambientazione, ma secondo me non è stupido dire che è inspodestabile, cioè è irremovibile da titolo migliore della serie, perché per me già è stato superato, se non sta vacillando facilmente, senza dover dubitare, secondo me. Assassin's Creed 2 quindi lo metto in S, perché se dovessimo considerare pure la contestualizzazione, cioè il periodo nella quale è uscito, di sicuro prenderebbe una S di superior, secondo me, proprio perché è stato un ottimo titolo con diverse variabili, missioni secondarie che per il suo tempo erano abbastanza apprezzabili e comunque ha gettato effettivamente le basi di quello che sarà Assassin's Creed, il
prototipo di Assassin's Creed che morirà poi con Syndicate. Morirà anche male. Lo metto in S, quindi un voto in decimi sarebbe tranquillamente un 9 o un 9 meno. E niente, per me, come già detto, un S. Potete proseguire voi col prossimo titolo, che è, se dovessi considerare la linea canonica, Assassin's Creed Brotherhood. Vabbè, secondo me state sottovalutando anche l'aspetto trama, cioè il personaggio. Ho già parlato del personaggio, la trama è anche bella, ma non troppo. Secondo me si va a concludere, preferisco per esempio la trama di Brotherhood rispetto alla trama del 2. Brotherhood, già l'introduzione è scioccante. Brotherhood 2, per esempio, è il mio preferito di tutta la saga. In generale, Brotherhood ha un inizio molto scioccante, ma a me mi ha colpito molto. E poi il villain, proprio Cesare Borgia, è un'altra cosa rispetto a Rodrigo. A suo papa, perché sia papa che papà. Che... L'hai capito? Vi dirò che Brotherhood è il mio, quello che mi piace di meno della trilogia di Ezio. Quello che mi piace addirittura, di addirittura. La rottitura, diciamo che a me è piaciuto, vabbè, adesso poi ci arriviamo, Brotherhood, però lasciamo che Brotherhood, però mi rifaccio ancora due. Sì. Estremamente lo metterei anch'io in S. Vabbè, lo mettiamo in S, perché come capito che qua siamo un po' dei fanboy. Vabbè, ma allora il 2 di essere, penso che la mia opinione sia molto vicina a quella di Dave, cioè gioco estremamente estremamente bello. Ha una trama che, diciamo, è invecchiata bene, secondo me, però effettivamente è, man mano che uno matura col tempo, perché io alla fine il 2 l'ho giocato, fu uno dei primi giochi, il secondo addirittura, o terzo. È invecchiata bene, ma comunque invecchiata, molti rimangono attaccati al passato. No, è invecchiata troppo... insieme al gameplay, diciamo che è invecchiata. La nostalgia che spesso danneggia questi giochi, cioè esatto, basta. Esatto. No, il fatto sempre dell'ispostazione. Ce la fai? Prego. Sì, certo, se mi parli di sopra è normale. No, Matteo, per favore, dai che ce la fai. Stabilità, ce l'ho fatta. L'ispo di stabilità di un qualcosa in generale non la trovo corretta, perché se no, tu... questo ovviamente è semplicemente il metodo scientifico, cioè, esatto, se c'è affermi una cosa, io da scienziato farò di tutto per dimostrare che hai sbagliato e che sei pure coglione. No, vabbè, sono anche secondo me già, per esempio, con il confronto con Odyssey ha vacillato. Per me. Sì. Per me io lo devo finire Odyssey. Però di essere io sono abbastanza convinto che finito Odyssey diventerà quello il mio capitolo preferito della saga, può darsi. Anche con i DLC forse lo devi considerare Odyssey. Anche con i DLC lo giocherò Odyssey è un ottimo gioco. Ma perché con il tempo è ovvio che aumentando la tecnologia, aumentando le possibilità, eccetera, eccetera, è ovvio che fai qualcosa di migliore, di qualcosa. Infatti, di dobbiamo giudicare in base al contesto, del contestualizzandolo, del periodo. Vabbè, contestualizzandolo, cioè, però, diciamo, anche Odyssey rispetto al suo periodo è un... Ma io l'unica cosa che puoi magari paragonare tra periodo e periodo è la sceneggiatura, secondo me. Il resto è il comparto grafico, anche la storia, se tu ti allontani troppo nel tempo poi diventa sempre, deve essere contestualizzata. Cioè, per esempio, all'inizio degli anni 2000 andavano un sacco i film romantici americani, quella classici, e per di più infatti da lì è nato Titanic, per esempio, che è stato l'emblema, no? Per fare un esempio, oggi diventa gringe, capito la cosa? Ai tempi era perfettamente normale, oggi diremmo è gringe, però ai tempi era normale. Cioè, capito? Cioè, e questo è il fatto. Tutto in un'opera, o qualsiasi cosa tu stia esaminando, diventa estremamente soggettivo. Cioè, la bellezza, come si suol dire, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, va. Anche la merda è fetente per te, ma per una mosca è cibo. Quindi, diciamo... Dipende dal... sì, capito? Cioè, la merda è scarto per te, ma per qualcos'altro è vita. Quindi, mi faccio vento con i fogli dei testi di medicina, bitch.
Io con quelli di ingegneria. Allora io mi faccio vinto con l'Oscar. Flebo sul polso, Io faccio vinto di ingegneria, bastardo. Io ho il condizionatore, Suca. Allora, io ce l'ho, ma è rotto. Per questo la PlayStation esplode, perché non solo riscalda, ma niente arriva per raffreddare. Devo chiamare un tecnico. Io c'ho un buco nel muro. Comunque, questa era la mia opinione sul 2. Cioè, più altro sì, è da vedere insieme un po' a Brograd, il 2. Perché sono molto simpatico. Vediamo. Ma il 2 in generale mi è piaciuto soprattutto come hanno sviluppato. Quello che mi è piaciuto era soprattutto come hanno gestito la mappa. A me, come hanno gestito la mappa nel 2, mi piace un sacco. Questa cosa che tu ci sono più città italiane, cose eccetera, eccetera, che poi sono collegate da una retta, praticamente, a una linea, mi piace abbastanza. E sempre rivivere queste ambientazioni, questo in generale tutto Assassin's Creed, rivivere l'ambientazione storica è bella. Sì. Ok, ok. Secondo me tranquillamente nice. Allora, proseguiamo canonicamente? Il tema vendetta mi sa di un po' obsoleto. Cioè, ormai vendetta lo stanno giocando tutti. Allora non giocherà The Last of Us. Bisogna vedere come lo tratti. Però, capito? Ne riparleremo in un altro video. Cosa hai fatto a mio marito? No. C'è mio marito, madonna, quello è l'uomo racchio, Edoardo, non rompere i coglioni. L'uomo racchio. Sì, velocemente, io Assassin's Creed 2, secondo me, cioè, io devo dirlo, secondo me è il migliore della saga, in generale, proprio nella totalità, preso come prodotto fatto nel suo periodo, nel suo proprio nel 2009, se non sbaglio. Secondo me non sono riusciti a riprodurre. Cerco subito. 2009, a distanza di 2 anni dal primo. Perché poi sono 2010, 2011 e 2012 il 3 la fine. Brother del 10, sì. Voi dite che se Odyssey regge il confronto, io posso dire che graficamente sicuramente Odyssey è veramente milioni di passi avanti, tanto che ho visto anche fotografie che sembrano cartoline reali. Il gameplay assolutamente ha fatto passi avanti, oltre che la svecchiata che poi hanno dato con Origins, però c'è ancora un po' meccanico, ecco, per così dire, ancora poco naturale. Ho visto qualcosa di Valhalla, di qualche leak, un po' così, senza approfondire troppo, sembra ancora più naturale, quindi questo potrebbe essere un lato positivo, potrebbe farmelo piacere ulteriormente. In quanto a sceneggiatura, secondo me, il fatto che il gioco principale dopo ne parliamo, dai. Non voglio andare... Sì. Cioè, vi dico semplicemente che secondo me non regge il confronto con il 2, da un punto di vista della trama. Allora, brother ad Edoardo, io lo vorrei fare dire a te perché a me piacerebbe parlare di Revelation. Una piccola lode a God of War per aver reso un buon sistema di combattimento. Bene! Un sistema di ma God of War secondo me sarebbe... secondo me non è un tema. Secondo me God of War non sarebbe un tema per una live perché io non ho giocato a nessun titolo. Io non ho giocato a l'unico che saprebbe parlarne sarebbe Salvo. Salvo, sì, e basta. Perché ce ne vorrebbe proprio God of War, secondo me è una conoscenza totale. Il sistema di combattimento, volevo fare questo piccolo apprezzamento perché veramente forse il miglior sistema. Allora, sì, è divertente, molto intrattenente. Stai zitto, cos'è che ha detto? Forse il miglior sistema di combattimento che abbiamo visto. Perché è veramente è naturale. Cosa se ne va? Adesso balla. Secondo me è così. Cazzo fai? Comunque sì, è un buon sistema di combattimento. Ho avuto un brividino al culo. Perché lui sa che io, per esempio, no, il 3 rimane una merda. Rimane una merda. Vabbè, quello che della trilogia principale è quello che piace meno anche a me, il 3. No, per me è proprio una merda. Comunque, Edoardo, ci sai parlare di Brotherhood oppure devo passare il testimone a qualcun altro? Passa. Che ne vuole parlare di Brotherhood? Beh, io ho già parlato del 2, quindi parla Matteo che è anche il suo preferito. Io vorrei parlare di Revelation, quindi... Matteo che è il suo preferito, no? Io posso aspettarvi per il 3, cioè io al 3 vado. Vabbè, il 3 del 3 ne parli tu, ok. Va bene. Allora, scusa, basta anche che li hai giocati, li hai toccati, Edoardo, puoi parlare, cioè mai le tue sensazioni a pelle del gameplay. Vabbè, ragazzi, neanche chiedo. Devo dire a pelle, sono fatto due ammazzamenti a uccidere due persone. Brotherhood, sì, io per me sì. Sì, dov'è qua? Dico che è il mio preferito, grazie al cazzo. Allora, praticamente che succede? Brotherhood, questa è la mia teoria, ma Brotherhood e Revelation, secondo me, sono una sottospecie di spin-off.
Perché? 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 E spiego adesso il perché. Perché? Intanto, come si può vedere anche da chi ha fatto i titoli, questi due sono con i nomi, che può sembrare una banalità, però questi due sono con i nomi. Il 3 è con un numero, cioè viene dato come continuo di Assassin's Creed. No? Assassin's Creed 3. Esattamente. Questi due sono con anche i nomi. Se Brotherhood è il continuo del 2, quindi non ho mai capito questo senso. Io dico, diciamo che tutti e tre i giochi fanno parte, ormai sono concentrati più sul personaggio di Ezio che sulla storia in sé degli assassini, diciamo, ok? Sì. Come però viene poi concatenata la storia con gli assassini è perfetto, secondo me. Allora, il fatto è che soprattutto quello che mi manca dei primi 5 giochi, soprattutto della saga di Ezio, è proprio quello che succedeva fuori dall'Animus. Che anche se era, possiamo dire, per quanto tu la potessi odiare, il momento fuori dall'Animus, perché diciamocelo, non era così divertente. No, era fastidioso per me. Era fastidioso. Però, con Ezio, la parte con Desmond dove devi... fuori dall'Animus. Sì, ma in generale nei videogiochi di Assassin's Creed è una rottura di coglioni. Allora, a me dava un po' due palle. La parte di Desmond fuori dall'Animus a me dava... Scusami, io sono per Ezio, cazzo, con le lame. In Brotherhood era fighissimo, dai, che devono entrare nella cripta di Roma, devono andare nel Colosseo. Sì, è bella l'idea, ma... Nel 3 devi arrampicarti nei grattacieli alla Nathan Drake. Ripeto, è bello il concetto, ti piace, però non ti intrattiene. A me non mi ha intrattenuto, cioè non è che io mi sono messo lì, ho detto ma gusti. Sta piacendo. Esatto, sono gusti, ragazzi. Cioè, cosa succede? Che il Brotherhood, appunto, soprattutto non quello che era fuori dall'anno, perché quello dovresti vedere i primi 5 in generale, perché sono più o meno l'Asia. Però diciamo che comunque questa cosa di Ezio mi piaceva la storia fuori dall'Animus, non più come l'avevano resa, ma la storia, cosa succedeva, mi piaceva. Cosa che poi è andata a morire col 3. Il Brotherhood, adesso andiamo al gioco in sé, in Brotherhood la cosa che mi è piaciuta di più è stata l'evoluzione del gameplay, estremamente diverso da quello del 2, allo stesso tempo simile, perché uno non lo nota. Ma il fatto che ci siano non so quante missioni secondarie in più in Brotherhood, perché ci sono un sacco di missioni secondarie in più. Ed è quello che poi apre effettivamente alla concezione di open world moderno. Cioè questa cosa che tu vai in giro, interrompi la missione principale e dici adesso mi faccio una missione secondaria. Così. È una cosa che a me piace un sacco, questa cosa. Poi Brotherhood in più, correlato a una storia, una trama che mi ha emozionato tantissimo, non so se più o meno del 2, questo non l'ho mai capito sinceramente, perché non lo so perché, non sono riuscito a distinguerli più di tanto, d'altronde il continuo della storia. La cosa che mi piace anche di Brotherhood è che è sentito il continuo, cioè era studiato, cioè doveva continuare in questo modo, si sente che doveva continuare in questo modo. L'inserimento di un secondo villain, cioè Cesare Borgia, che riesce a diveltare totalmente... Più che altro non ho gradito il fatto che non ci fosse nel 2 neanche accennato, cioè quando appare in Brotherhood è tipo Cristo, cioè è potentissimo, già è all'apice della catena alimentare. È un po' stupido che nel 2 neanche si senta parlare, ma lo sai perché? I morti sono spagnoli, esatto. Ma a parte questo, sappiamo che il Duca Valentino governava la Romagna, poi ha governato la Romagna, no? Proprio nel momento in cui c'è Brotherhood, no? Nel frattempo, come dice Salvo, era in Spagna. Il fatto qual è? Che il bello è proprio questo, che nel 2 finisce con la perdita di se stesso di Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia perde il potere effettivo perché lui perde se stesso. Vede che scopre qualcosa, si scopre debole, si scopre vulnerabile, si scopre una serie di cose. Quindi lui perde il potere, diventa insicuro, diventa anonimo. Ed è una cosa che mi piace molto, soprattutto l'inserimento di Cesare Borgia come surrogato del padre, che mi piace un sacco. Una super boss fight quella con Rodrigo Borgia. Quella mi piace un sacco. A me piace un sacco. Cosa? Che passa se la boss fight è bellissimo. Non ho sentito. Quando ti ricapita di picchiare un papa? Sì. Poi mi piace soprattutto io, che fa ragazzi, alla fine del 2, voi non facevate sempre, c'è il credo, no? Tutto in latino, durante la Cappella Sistina, chi è che non si buttava all'amen? Cioè,
chi è che non si buttava all'amen? Io mi sono sempre buttato all'amen. Come aspetta la fine del credo, come era la chiesa santa cattolica apostolica, aspettiamo la risurrezione, no? Perdono i peccati, aspetta il mondo che verrà. È vero, io aspettavo no, l'amen. Dai. Poi in latino, che è una ficata, in più in latino detto, è amen. Io scendevo e io facevo amen. Figata. I don't think so. Vabbè, e questo diciamo il brother a rovinare la poesia. I don't think so. Vabbè, queste cose, se giocato in originale, è possibile che Rodrigo Borgia fosse del Salento? Cioè, io questo non lo capisco. I don't think so. Quello che ha fatto la cosa brutta contro il padre di Ezio all'inizio, se tu lo senti parlare in italiano, is one of them. You are sentenced to die. Abbattetelo. Fai con la mano del suca suca. Abbattetelo. Io comunque ce l'ho. Sì, anch'io, solo che non mi posso alzare per prendere. Sì, anch'io a casa. Nel senso che io non ce l'avevo, quindi adesso posso giocare. Ah, vabbè, è vero. Non ho scordato. Abbattetelo. E appunto. Io l'ho comprato sul computer, ma ha detto... Remastered Assassin's Creed 1 per PS5. Speriamo. Un remake proprio ci vorrebbe. Ci vorrebbe un reboot. Insomma, cioè, rifare da capo una merda, la fa rimanere merda. Cioè... No, remake. Si cambia il gameplay, si cambia tutto. Nel remake sì. Ma poi ci sarebbero i maledetti. Però hai snaturato la natura. Cioè, a me piaceva fare la stessa cosa per tutti i giochi. Lo fate per i soldi, vero? No, io lo comprerei. Un remake, grazie a cazzo, sì. Sì. Remastered non penso, ma un remake sì. No, Remastered no, io non ce l'ho. Io Remastered sì, perché non ce l'ho, quindi anche Remastered prenderei. Ma a sto punto te lo compri su PC, ce l'hai già. Non mi gira su PC. Hai giocato là, Rogue. Sì, lo so, però a grafica bassissima, comunque laggando. Vabbè ragazzi, quindi Brotherhood, io credo che sia stato congegnato tipo... come anche tu sai, come gioco unico, solo che il 2 è già lungo e penso sia il più lungo di tutti Assassin's Creed. Quant'è? Un 14 sequenze, veramente stato, secondo me appositamente. Esatto, perché era già lungo come gioco, quindi ho detto beh, ci guadagniamo sopra un altro. Per il resto anche la storia è sempre validissima, insomma, alla fine cosa ti potevi aspettare da una storia unicamente ben congegnata? Beh, ecco, per me è S. Poi l'inserzione degli adepti. Cioè, sì, è Brotherhood, si concentra su quello il gioco. Infatti Brotherhood si chiama per questo. È bello, ragazzi, questa qua a me mi piace. Siamo a Revelation o Davide vuoi dire qualcosa? Abbattetelo. Per me si può andare a Revelation. Sto vedendo dei paragoni però su internet tra Cesare Borgia e Gesù Cristo. E molti dicono ovviamente il Gesù Cristo di oggi in realtà si è modellato sul modello di Borgia, poi chiaramente è la stessa persona, cioè si sono ispirati a lui, l'iconografia si è ispirata a lui, dicono quello moderno di Gesù Cristo. Parliamo di Revelation. Allora, non posso posizionarlo su S subito perché non so voi che parere ne avete effettivamente, però... Adesso te lo dico io il mio parere, bastardo. Però se C... Se allora io l'ho messo su C adesso. Horror. No, dico. Facciamo B. Se cosa siamo? Se Brotherhood per me. Ah, cazzo. Se su quella veramente la morte civile. Non ho capito niente. Io ho capito guerra civile e poi basta. La clippere. Ma come suicidi in diretta a Sanremo?
Quindi se Brotherhood l'ho messo in S ed è quello che mi piace meno di, della saga di, della trilogia di Ezio, allora automaticamente allora anche Revelation deve stare in S secondo il mio parere. Ma questo perché? Che palla, sono in bombo. Allora, Revelation conclude la saga di Ezio a distanza di una decina d'anni dalla fine di Brotherhood e ha il fardello di portarsi sulle spalle due giochi veramente per il tempo e anche per la saga stessa che tutt'oggi la gran parte dei fan rimpiangono, ok? Molti non riescono a distaccarsene e Revelation ha dovuto mettere la parola appunto al, alla storia di Ezio. Quindi era possibile, quindi, anche perché così è stato alla fine, per molti non è stato all'altezza di altri due giochi, suppongo anche per voi. Invece forse non lo so cosa ci ho trovato in più, sarà che sarà stata la saggezza del vecchio Ezio, il gran finale con Altair nella biblioteca di Altair. Quello sì, lo gradisco molto le sequenze con Altair. Mi è piaciuto molto questo parallelismo tra i due personaggi, dal trailer stesso si vedeva questa stretta connessione che si aveva tra questi due assassini, nonché mentori del brand, questa sorta di ricongiunzione che vi era tra questi due personaggi mi provoca tuttora un movimento particolare e non da un punto di vista sessuale, proprio mi scuote l'animo, cioè mi scuote l'animo anche quello dal punto di vista sessuale, mi emoziona veramente. Io c'è una scena del trailer in cui Ezio, quando sta per essere impiccato, guarda alla sua destra e vede Altair che si butta, sì, è un po' come, cioè veramente una forte emozione, la stessa emozione è quella che ho provato quando trova la mela di Altair nella sua biblioteca e decide di sua sponte di non portarla con sé e di lasciarla lì dentro perché ha già visto abbastanza per una vita. Questa sequenza finale, secondo me, insieme anche alla morte di Yusuf, lo stanziamento finalmente di Ezio con una donna stabile, poi lui è sempre stato un donnaiolo, quindi la conclusione della maturità di un personaggio che abbiamo visto sempre un po' sbarazzino, che ha sofferto per molto, che è cresciuto senza praticamente la figura del padre, che nel XV secolo che ha dominato il patriarcato, vedeva un personaggio lasciato a se stesso, nessuna figura di riferimento, si è formato semplicemente sulle sue esperienze. Vedere come da anziano Ezio Auditore sia sempre il solito vecchio ragazzino un po' simpatico, come ad esempio quando rimprovera Duccio che tentava di infastidire Sofia, che è lo stesso che quando era giovane aveva fatto le corna a sua sorella, quindi sempre con quella un po' battuta beffarda, ma con una grandissima saggezza, con cui il culto degli assassini. Quindi secondo me da un punto di vista della trama, oltre che all'introduzione degli arabi, di una Costantinopoli molto vasta, quindi di una mappa più grande sia del secondo che del terzo, fa sì che Revelation batta Brotherhood, secondo me, in modo netto, anche perché si va anche oltre il cosiddetto More of the Same, che secondo me è Brotherhood, per quanto riguarda il gameplay, si intende. La storia, secondo me, è sempre al di altissima qualità, anzi, già fare una classifica di questi tre mi dà fastidio, per me sarebbero da mettere tutti e tre sullo stesso piano, perché sono impeccabile e con tante emozioni non le ho più provate più avanti. Per quanto riguarda il gameplay, viene introdotta la lama uncinata, che permette una crudità maggiore. Introdotta e abbandonata, c'è da dire anche questo. Vabbè, sì. Questo sempre viene introdotto un qualcosa di particolare e poi abbandonato. Sì, ormai pensa, è così. Pensa alla lama balestra di la lama fantasma di la lama rampino, la lama pugnale di Conor. Quello è indiano, era il Tomahawk. Il Tomahawk, quello è perché è indiano. Dico, c'ha proprio la lama che esce, la impugna. Pugnale. È una figata. Bello, come ci sta che rendono una particolare danno assassino, sì, per non renderli monotoni. Esattamente. La lama uncinata ci sta molto bene, io ho apprezzato molto. Cioè, a dire anche comunque, storicamente, secondo me, sono i più accurati di tutti, quelli in cui viviamo una parte importante della storia. Poiché nel terzo l'unico evento rilevante sarà insomma George Washington che cerca di dare l'indipendenza americana in qualche sequenza, ma non più di tanto, comunque poi insomma tutto il contesto storico, perché lui è un indiano, insomma gli inglesi che cercano di disfarsi di loro. Per il resto la componente storica si va a perdere, non c'è niente di effettivamente
riconducibile. In Boston ti parti. Ah, adesso non mangio. Quello è vero. Cioè, secondo me, storicamente, quello con più rimandi è proprio la trilogia di Ezio. Non so perché, ragazzi, ma esempio, allora, Origins e Odyssey sono praticamente storicamente inaccurati. La rivoluzione francese in Unity non c'è proprio, in Syndicate ok, c'è solo un contesto, non c'è nessun evento particolare, conosci Darwin, proprio quello lo trattiamo a parte, sì, io devo blastarlo. Conosci la Regione Vittoria ok, ma non c'è nessun evento in particolare. Rogue è inventato praticamente poco prima del 3, insomma, quello più ricco di eventi e di personaggi rilevanti sono proprio questa trilogia di Ezio. Basti pensare a Leonardo da Vinci, all'invenzione della macchina del primo diciamo elicottero, insomma era progettato come elicottero, poi diventa una sorta di deltaplano, l'assalto alla residenza del Doge, tutte queste cose qua sono eventi storici un po' che ricordiamo, ma forse perché diciamo la storia di due Revelation forse un po' sì cioè non c'è forte componente storico. No infatti hai ragione. Parlavo in generale della trilogia di Ezio, forse perché la storia italiana è stata più documentata nel tempo, con maggiore Rinascimento, sì. Graficamente, insomma, era un miglioramento. Io sono un Daese, cioè, ragazzi, io l'unica pecca che trovo in questo gioco è una specie di protezione del castello con quei cannoni e le catapulte, insomma. Il tower defense, l'unica cosa che non mi ha fatto impazzire. Quindi a voi le votazioni, facciamo una media perché a me divertiva, però mi pare di aver capito. Posso dirlo che mi divertiva. A me non è piaciuto. Cioè, Io Revelation non lo dovrei rigiocare, perché è l'unico della trilogia che non ho rigiocato. Questo, il 2 addirittura l'ho platinato. È stato il platino più veloce che io abbia mai fatto in 4 anni. Talmente sei ricchione? No. Così, velocissimo. Talmente mi aveva riabbassato. Non è legale finire questo gioco in 4 giorni. Io in un mese. Sei tu che sei strano, che se fai un mese alla trilogia. Come fai? Io in una settimana l'ho platinato, Edo. Non l'ho giocato, l'ho platinato. Cioè, non è normale che tu in un mese non l'abbia finito. Capito? Tra l'altro, cioè, posso dire che io l'ho già giocato, però posso dire che io ed Edo flexiamo a dovere, dato che abbiamo entrambi la stessa sedia da gaming. Voi purtroppo attaccatevi alle mie palle, succate, ma Edo flexione sulla sedia. No, ma comunque guarda i rincoglioniti uno sotto l'altro. No, veramente, io potrei riassumere la mia opinione su Revelations in una parola: è stata una bella conclusione per Ezio, ma non una bella conclusione per la trilogia. Cioè, cosa voglio dire? Come è stata trattata? C'è da dire, la cosa che mi piace, cioè, che in realtà la storia non è che si concluda in quella maniera, cioè sì, Desmond finisce con 3. Sì, no, di tradurre, no, Desmond... la trilogia di Ezio è stata ben conclusa. Ah, per Ezio, teoricamente ci sarebbe secondo me. Che Lineage, il corto animale, no, Lineage è il prequel. Qual era? Vabbè, quello. Vabbè, sì, che è un corto animato alla fine, cioè sì, teoricamente ti fa vedere la sua morte. Sì, però vabbè, effettivamente secondo me è stata una bella conclusione per Ezio. Infatti ho detto, è stata una buona conclusione per Ezio, ma non una buona conclusione per la trilogia. Cioè, a me, come è finita la trilogia di Ezio, non mi ha entusiasmato. Mi ha entusiasmato come è finito Ezio. Allora, cosa vuol dire? Che io, per esempio, la componente che Ezio si ritrova con Altair, per esempio, no? Questa dicotomia tra loro due, mi è piaciuta molto. Le sequenze di Altair, perché colmano quello che era stato lasciato in sospeso nel primo. Poi, praticamente, tutte queste cose mi sono piaciute. Su Revelations, soprattutto, quello che mi è piaciuto è anche l'innovazione del gameplay, però non esattamente quello che mi aspettavo. Cioè, io mi aspettavo qualcos'altro. È stato, sì, c'è stata una presenza più oscura, no? Vedete che ci sono più ombre in Revelations. Mi è piaciuta l'ambientazione, perché siamo a Istanbul. Vabbè, quelle in Assassin's Creed tutte le ambientazioni, tranne Syndicate, sono belle, secondo me. Syndicate non mi è piaciuto proprio. Zero, completamente. Sì, sì. Già potete immaginarvi dove finirà Syndicate. Per me. Revelations a me è piaciuto, sì, mi è piaciuto, però
c'era qualcosa, è vero che lo devo rigiocare, però c'era sempre qualcosa che mi mancava rispetto agli altri due, c'era quel qualcosa che non so cosa, ma effettivamente, come dice Salvo, è una giusta conclusione per quello che è la maturità di Ezio, cioè è passato da quello che era, è un giusto, diciamo, romanzo di formazione, se così lo vuoi mettere, tra virgolette, il percorso che ha fatto Ezio. Mi è piaciuto questo, è un po' come quello che è diventato Kratos in God of War, mi piace molto. Però quello che è diventato Kratos in God of War invece 100 volte di più di quello che era Kratos nella trilogia. Invece sta proprio lì la differenza tra la vecchia trilogia e la nuova trilogia di God of War, cioè questo cambiamento radicale di tutto, non solo personale. Ma si sa già chi sarà una trilogia, cioè questo non l'ho capito. Sì, Davide, per forza. Ma mi piace un sacco questa cosa. Almeno una trilogia. Ma anche come è cambiato il gameplay, questa cosa è stata intelligente, come hanno cambiato il gameplay rispetto alla sua vecchiaia, perché è diventato meno forte, quindi meno furioso. Questa è intelligente come cosa. Quindi, più saggio. Più saggio, più composto, è molto più, capito? Mi piace molto come cosa. Tranne quando usi l'ira di Sparta, che insomma... Vabbè, ma quello ci sta, perché è quello che gli rimane. Viene il ciclo, per un po' di... Poi mi piace anche i momenti della storia in cui gli viene automaticamente. Significano molto. Cioè, io lo devo finire, questo God of War diventerà, secondo me, uno dei miei videogiochi preferiti. Secondo me. Il grande segno che dice, sì. Vediamo chi c'è in casetta. Ah, ti picchia a colpi di altro. Comunque, ritornando, secondo me, quindi, l'ha mancinata a me. Addirittura alcuni dicono che sia l'inizio del decadimento di Assassin's Creed Revelation. Ma comunque non è minchiata. Cioè... Adesso non esagerare. Allora, cioè, Revelation non mi ha divertito. Cioè, non mi ha intrattenuto. Cioè, quando lo giocavo, dicevo, è perché lo devo giocare. Forse lo dovrei riavviare. Esatto, più o meno. Però non è un gioco di merda. Cioè, è comunque un titolo guardabile. Vabbè, io lo metto in B. Perché ci sono delle parti che mi hanno divertito, però altre poi mi hanno annoiato. Tipo, io ero più per A. Io ero più per A. Io ero indeciso tra A e B, ma sono più per A. Va bene, capisco perché a posto di acqua ci sia scritto un. Quindi la media è A, perfetto. Io approfitto prima di chiudere con Revelation, volevo dire che un'altra cosa che mi è piaciuta molto questo gioco, molto velocemente, è praticamente, perché è uno spin-off anche per la realtà, la storia di Desmond del paziente 16. Che avevamo vero. Che avevamo già intravisto in Assassin's Creed 2, o Brotherhood. C'erano sin dal primo. Sin dal primo si sente. Hai ragione, che fa il sangue, fa le cose col sangue, ok? Sì. Lì la storia raggiunge un suo termine. Sì, questa è ragione. È bello, mi piace, racconta la sua storia, tutto quanto, i ricordi, l'animus che cancella la sua memoria, uno dei due si deve sacrificare, solamente uno può salvare. Cioè, il fatto che abbiano concluso questa parte, perché questa è lore pura, mi è piaciuto molto. La spiaggia, persi il Desmond il paziente 16 persi all'interno dell'Animus a causa di un'esagerata esposizione. Mi hai ricordato lo scrigno di Davy Jones nel terzo capitolo una figata. Quindi questo è un'altra cosa che ha contribuito, oltre che una colonna sonora che mi piace molto, cioè togliendo la Ezio's Family, a me piace molto la Menu Dem di Lorne Balfe. Lorne Balfe, non so se lo sapete, ma mi pare già l'avevo sentito da qualche altra parte. Fa film, è compositore anche per dei film. Lorne Balfe, mi sto per confermare, ma qualcosa anche di Beyond Two Souls, se non erro. Lorne Balfe, compositore. Ma anche Beyond Two Souls. Vi dico subito anche che prodotti decenti. Che cosa ha composto? Ha composto molti videogiochi, ma anche film. È dal 2001 che compone. Io vi posso ricordare. Sì, ha fatto pure Beyond Two Souls. Vi confermo. Sì. Beyond. Una colonna sonora favolosa, quella di Beyond Two Souls. Eh? C'è stato pure il tocco di Hans Zimmer, però. Un tocco. È arrivato là, ha premuto una nota. Fatto. No, non è più di una nota. Si sente. Batman, almeno sei. Ha fatto il programmatore musicale insieme a Zimmer di Batman Begins. Appunto, mi sa che lavora molto con Battlefield 2. Ha fatto Pirati dei Caraibi e Forziere Fantasma insieme a. Vedi?
Sì, lavora molto con Hans. Ha fatto il codice da Vinci, Transformers 1, che per quando sia una merda la musica è figa, Pirati dei Caraibi, World's End è oltre il 3, Pirati dei Caraibi, mi confondo sempre tra Oltre i confini del mare e Confini del mare. Fantasma il secondo. Ha fatto Iron Man 1 insieme a Ramin Djawadi, ha fatto Il Cavaliere Oscuro insieme a Dan Zimmer, ha fatto roba buona, va, ecco. ha fatto pure Fuga di Cervelli, Angeli e Demoni, la musica del trailer di Assassin's Creed Brotherhood, che è fighissimo, bellissimo. Ha fatto Sherlock Holmes e Game of Shadows con Hans Zimmer, con la vabbè, stavamo parlando dei giochi di Assassin's Creed, Gesù Cristo, già un'ora abbiamo fatto. Ascoltatevi ragazzi, Beyond Two Souls, perché Mission Impossible, Fallout, Ghost in the Shell, Lego Batman, giusto quella di Fallout non è sto grande, giusto di Fallout. A me Mission Impossible Fallout è piaciuto moltissimo. Io l'ho visto in inglese, è vero che ci ho capito metà perché Tom Cruise parla una merda. Parlano come si mangiano metà. No, Matteo dice Tom Cruise è una merda a recitare in inglese, cioè in inglese non si capisce un cazzo. Di norma molti attori americani si mangiano così le parole, Tom Cruise particolarmente. Ma Tom Cruise in particolare non si capisce. Matteo dice A. Davide dice B, io dico S, quindi per media è una A. Va benissimo, ci sta. Sono contento, dai. Allora, Edoardo. Ti gusta il tagatà? Nel frattempo introduco per la rubrica dei dolcini. Questa sera abbiamo la merendina pan di stelle. Comprate pan di stelle anche se non ci danno un euro. Ieri sera ho fatto Mars, poi il Kinder Merendero come si fa? Vai Edoardo, proverò almeno a essere sintetico su Assassin's Creed 3. Sarò sincero. Parla che sei copertamente, non hai detto una parola, quindi puoi prendersi il tempo. Che c'è da dire? Un gioco che ha introdotto brutto un contesto storico che poteva essere utilizzato sicuramente meglio, come ha detto Salvo prima, il fatto che molto spesso si sente George Washington in alcune scene che però non è così rilevante come dovrebbe essere. E che dobbiamo dire? Il gioco si divide in due gameplay distinti e separati, o almeno ho fatto così per quello che riguarda la prima parte con Edward Kenway, che è il padre poi del protagonista vero del gioco, che è Connor. E magari posso iniziare dal gameplay innanzitutto. Il gameplay forse, non voglio dire proprio il peggiore, ma uno dei peggiori che abbiamo visto nelle saghe di Assassin's Creed. Uno dei peggiori, non dico il peggiore, però uno dei peggiori tra i gameplay. Vabbè, io dico merda totale, quindi possiamo fare la media fra merda Secondo me sì, dice il peggiore. No, vabbè, dai. Infatti, adesso uno dei peggiori, poi non lo so gli altri. Anche perché dovete dare 5 secondi di assaggio. Sprecatissimo. Secondo me il 3 è stato abbastanza sprecato. Vai, infatti, voi lo sapete, io sono diplomatico. Poi potete dire. Una merda. Succhia. E che altro dire? E il fatto che, no, questa dicotomia. A me è piaciuta la dicotomia padre-figlio, no, che c'è nella storia, però fatta un po' così. Beh, sì. È bella. La dicotomia, l'idea è pure mi è piaciuta tanto, ma sempre nel 3 sembra fatto tutto un po' appiccicato. Più che altro Connor mi sembra l'eroe del salvo il mio popolo che è in difficoltà. Ah, maledetti coloni, maledetti americani, sempre voi col capitalismo. Cosa? Sì, viva gli indiani. Anche non ci sono gli americani, fra. Bisogna investire, Cristo. E colonia. Fare un po' di ironia. Vai, Edoardo. Comunque, vabbè, secondo me è veramente troppo troppo bronzo, come li definisco io, perché tipo bronzo di Riace, l'eroe, la statua, no? Connor ente salva il proprio popolo, che fa anche contro suo padre per il bene della comunità. Vaffanculo. Bene, vabbè, il colore c'era. O almeno questa cacata non dopo Ezio. Non dopo Ezio. Vabbè, dopo Ezio. Allora, capire che molti si sono forse dopo Syndicate sarebbe stato. Basta, dopo Syndicate sarebbe stato, diciamo, più apprezzato. Ma è dire che è una cacata, ecco. Diciamo che
Allora, aveva dal punto di vista del gioco della storia, cioè proprio il contesto storico, dentro l'Animus, ecco, dentro l'Animus c'erano dei bellissimi pretesti. Per esempio, Ethan Kenway è un figo. Se il gioco fosse stato solamente su di lui come assassino, sarebbe stato ottimo. Secondo me, circa, sì. Connor non è carismatico per un cazzo. Non l'ho preso, mi fa di un antipatico. Sì, l'assassino peggiore. Quindi, che mi fa, no. Arno solo mi fa più antipatia, perché mi sembra un... Ma perché ce l'hai con Arno? Perché no? No, dopo te lo spiego. Solo Arno mi fa povero più Arno Dorian. Comunque esteticamente però Connor è quello anche esteticamente molto, però... cioè, tu puoi essere un pezzo di merda, ma ti puoi vestire Gucci e Prada, però che cazzo. Ma vabbè, cagare. No, sto dicendo che però è per esempio nei giochi quando ti metti danno a disposizione il costume. Ma quello di Connor mi piace sempre. La comunque, questa dell'assassino è carina sempre, è molto bella, è molto affascinante. Sì, diciamo. Sì. La sua tenuta in particolare, appunto, è influenzata dalla sua cultura sì, nativa. Quindi... tra l'indigeno e il e colonialista. Ma mi piace per questo. Appunto... Di bello di questo gioco dentro l'Animus, cioè tolto il contesto storico, che secondo me è quello più irrilevante. Prima veramente meglio si poteva usare. Prima di Unity, perché la rivoluzione francese non la senti proprio. Vabbè, adesso succhia. Vai. Giusto prima, Syndicate tra Unity e il 3. Comunque, non lo senti molto. George Washington non è molto rilevante, a parte per un paio di missioni. Bello, mi è piaciuto molto il rapporto padre-figlio. Poi quello che si fa con Achille che ha il figlio morto, però fulcro secondo me di questo gioco è quello che succede fuori dall'Animus. Ah, cioè, sì, Ginone, questo sì. Ginone, è quello che è pienamente, sì, pienamente. E viene spiegato quello che si vede nel 2 con i glifi di Adamo ed Eva. Azzardo, forse il capitolo con la migliore storia fuori dall'Animus. Fuori dall'Animus, sì. Uno dei azzardi. Sì, sì. Secondo me è il meglio. Mi trovo d'accordo. Succede più bella roba fuori dall'Animus. Sì, questo sì, 100%, questo ovviamente ci mancherebbe. No, sono d'accordo, non posso... Secondo me è molto anonimo come indiano anche, cioè... Vabbè, ma come gioco, io lo ripeto, è perché comunque devono continuare su una storyline, perché voi sapete che cronologicamente c'è prima Rogue e poi c'è Assassin's Creed 3, cronologicamente parte. In pratica questa storia che poi hanno dovuto far finire così aveva dei buoni propositi, io sono d'accordo, aveva dei buoni propositi, ma poi come li hanno resi sembra che dovevano mettere insieme qualcosa con la sputanza, ecco, volevo dirla così. Poi non ho avuto l'idea del colonialismo americano, cazzo, fammela bene, porca una cosa assurda, però poi l'hanno voluta forzare come cioè non... Il gameplay a me mi è piaciuto molto poco. Il gameplay non è dei migliori, ok, però... Cerchio, ammazzi quattro persone. È bravo, a parte anche questo. Cerchio. La cosa che schivi i proiettili, io capisco che dal punto di vista del gameplay lo devi fare, perché non però puoi prendere i proiettili. Cioè, non lo puoi fare. Non puoi tu rendere gioco... Allora, l'alternativa di prendere uno come scudo te la danno, però è anche vero sì, che... Quello è... Però hai troppo tempismo. Che cazzo sei? Un superuomo? Cosa sei? No, per poter prendere una persona e mettertela come scudo al momento in cui spari. Aspetta. Devi che posso dire... È più coglione quello che spara dopo che hai preso quello... Bravo, davanti. Perché tu lo fai 5 secondi prima. E appunto, che non è una cosa istantanea. Tu lo prendi, lui rimane almeno 3 secondi a mirarti e poi spara. Bravo. Non è quello il problema, ragazzi, perché le batterie di fucili a quei tempi, ora lo so che cerco di fare il tu posto metti di... in batterie, scusami, tu quando eri in batteria non erano in batterie, Edo, era uno che ti sparava. Molto spesso, sì, ma molto spesso si mettono per quelli che sono i coloni più una fila in basso o una fila in alto. Si mettevano in disposizione, ma quando uno ti spara da solo, aspetta, intanto per quelli che erano i proiettili all'epoca è quasi impossibile che uno ti riesce a prendere solo uno, perché il proiettile usciva dalla canna e faceva così. Ma okay. Che levando questo, che comunque è un'affinità storica che so io, poi il gioco si non può fregare altamente, questo è il problema. Sì. Cioè il fatto di poter mirare e sparare con quel tipo di fucile, ti do ragione il fatto che lui con un tasto, oh minchia, l'ho schivato, che bello, vado, continuo avanti.
perché in Syndicate c'è una cosa del genere. Comunque il Syndicate è peggio ancora. Poi Syndicate, non ti preoccupare, che c'è il suo turno. Il suo turno. Vabbè, per il resto l'ho detto, il gameplay fa veramente schifo. Cioè, allora, l'unica cosa che mi è piaciuta è una lancia io per me la caccia. Per a parte la caccia, lo stealth diventa un po' più sensato. Adesso con questi spazi molto più aperti, sterpaie. Mi piace molto la cinematograficità che hanno voluto dare alle final moves. Le kill cam, esattamente. Sì. A parte questo, allora, io lo dico subito così non mi faccio influenzare. Vai, lo metto in B. Io perché... ma pure io, guarda, pure io direi. Io ora Matteo dice F. Adesso non esagero. No, voi immaginatevi cosa. Allora, intanto Z della fase 1 di Assassin's Creed. E ora comincia il bello. Si chiude anche Desmond, perché fino a qui va l'altro mondo. Cosa vorresti dire, Matt? Voi immaginatevi cosa hanno detto per il Revelation. Immaginatevi quello che hanno detto per il 3. Cioè, se avevano detto che Revelation era l'inizio del decadimento di Assassin's Creed 3, immaginatevi come l'hanno blastato. Ma secondo me, io ero indeciso tra C e D, vi dico. Ma infatti io dico... Però c'è di siccome penso. C'è Assassin's Creed 1, io non lo posso mettere in C. Perché non è brutto come Assassin's Creed, è più brutto di Assassin's Creed, perché Assassin's Creed 1, relativo al suo anno, è molto meglio del 3. Cioè, tu mettici che dopo il 3 è stato dopo il 2. Ah, facciamo, lo metto, no, lo altro, in... secondo me, sai, Assassin's Creed 3 ti dà fastidio se hai giocato. Lo metto in giro, cioè, tipo il tuo primo Assassin's Creed lo puoi godere facilmente. Sì, ma lo metto in C anche io comunque. Io lo metto in C. Matteo contrariato. Io lo metto in C, non in B, in C perché ho pensato che c'è il Rogue che mi è piaciuto di più. Io lo metto in D, così sta in C. Io lo metto in D. No, è ancora allora c'è pure Dave, e c'è anche Edoardo. Io non l'ho finito, però per quello che ho giocato lo metto in C. C. Edoardo? 6 anni. Bene. No, ma perché stavo ripensando al discorso di Matteo, che non è del tutto errato, cioè per i tempi che sono passati non è del tutto sbagliato il discorso, il fatto che... Sì, però il discorso... Per quello che comunque ha fatto fuori dall'Animus, cioè non voglio ma dare... Ma non è che sistema quello che c'è stato dentro, sì, però comunque la parte importante del gioco rispetto sì, a... Ma anche nell'uno c'è una parte importante del fuori dall'Animus, cioè c'è l'inizio, c'è il... Che ti spiega, sì, l'ho capito, sì. Ti fanno capire che forse l'Abstergo non è così buono come ti fanno, cioè non si capisce, ti mettono appunto queste cose qua. Nel 3 c'è una conclusione fatta bene, c'è una conclusione, ma comunque non dico che sta risolvendo la situazione, ma comunque può darlo un punto in più, cioè non da dire. Per me stai in B, per te può stare dove vuoi. Guarda, dai, che è già passato 1:10, abbiamo la fase cruciale, la fase dell'addibattimento abbiamo ancora, appunto. Ok, quindi 3C, 1D, vince C. Assassin's Creed 3, ragazzo, qua. C. Ok. Assassin's Creed 4. Allora, io lo metto in... Per me è A, lo dico adesso. Per me è A. Tra i miei preferiti in assoluto. Io ci devo ragionare. Per me è A. Cioè, A pure per me. Ok, 2A. Perché per me è tra A e B. Quindi ci devo ragionare. Devo dire che mi dispiace che non ci sia un protagonista fuori dall'Animus, ma c'è la lore, c'è il fatto che alla fine spunti Bartolomeo Roberts col suo discendente, mi ha fatto cacare in mano. Vabbè, che ma bello. Nel senso che mi sono spaventato, che mi è piaciuto molto. Sì. Ecco. No, però diciamo che il 4... E in questo è molto autoconclusivo, poi non se ne parla più di questa roba, che è un peccato. Chi ne vuole parlare? Non fa capire. Chi ne vuole parlare? Qualcuno che ne parli del 4. Allora, ne parlo io che non parlo da un po' di... Vai, sì. Allora, Assassin's Creed 4 Black Flag. Allora, Assassin's Creed 4 Black Flag è uno dei miei titoli preferiti della saga, l'ho posizionato in A.
e l'ho considerato per molto tempo il mio preferito. È di sicuro uno dei giochi che salverei in assoluto anche per PS4. È stato uno dei miei primi giochi che ho giocato per PS4 e mi ha donato un'ambientazione della Madonna. I Caraibi, come ce li mostra Assassin's Creed 4, come ce li mostra Ubisoft in questa situazione, sono stati veramente molto belli, già influenzati da Far Cry 3. L'Abstergo è meravigliosa esteticamente, questa nuova Abstergo che non è il sottobosco dei massoni, ma questa volta è proprio un'azienda tipo Google. È bellissima esteticamente. I Caraibi, come ci ho detto, sono meravigliosi. Anche i borghi sono molto belli, per esempio L'Avana è bellissima. Ho adorato le battaglie navali, che sono la cosa più divertente del mondo. Certo, fin quando non diventi Dio con la nave, e lo dice uno che a quelle battaglie navali fanno una tura di palle, mamma mia. Io odio le battaglie navali, ma se in quelle 4 mi sono piaciute vuol dire molto. Mi piacciono di più anche in Black Flag. Quindi. Poi io sono un po' influenzato, dato che sono un grande fan della saga di Pirati dei Caraibi, e il tema piratesco mi ha sempre affascinato perché ci sono nato, e le battaglie navali, come le vedevo nei primi capitoli della saga di Pirati dei Caraibi, ovviamente mi hanno attratto e mi hanno portato verso Assassin's Creed 4. Il protagonista Edward Kenway, bello, a me mi ha interessato perché non è un assassino, non crede nel credo, ma crede in ciò che crede lui, punto. Cioè non è che lui non si uniforma al credo, cioè nonostante appoggia gli assassini, ma non si uniforma mai al credo degli assassini. Tuttavia poi vediamo in Syndicate che forse comunque una sorta di dedizione verso il credo l'ha avuta, cioè una sorta di affetto nei confronti comunque del credo. Sì, sì, l'ha avuto. 4 ha avuto un si capisce. Ha avuto sì, ha voluto mantenere una parte del suo cuore verso il credo. Edward è un pirata, lui ruba le vesti d'assassino per guadagnare soldi e denaro. Lui è un pirata in tutto e per tutto. Ci veniva tra l'altro rivelato dal trailer, dove anche Barba Nera si dimostrava spaventato da alcune cose che potrebbe fare Edward. Per quanto possa sembrare un personaggio banale, Edward comunque, secondo me, è più che banale e coerente. Ce lo fa perché è quella la sua mentalità. Un pirata. Non è più assassino carismatici, secondo me, è tra gli assassini più carini. Molti dicono la trama banale. Beh, al momento io non me la ricordo effettivamente la trama, quindi non è stato il massimo, però ciò non mi fa allontanare dal gioco, questo anzi l'ho visto più che altro come un teletrasporto nei Caraibi, cioè mi ha portato verso questa ambientazione meravigliosa, mi ha fatto conoscere questo universo, poi la trama non mi avrà preso perché non sono un cultore della storia piratesca del 700, anche perché secondo me un storico, o comunque una persona che è appassionata di storia di piratesca del 700, qua bazzica nell'oro. Cioè, il Capitano Kidd, Barba Nera, la Queen Anne's Revenge, queste qua. La minchia strabruta, come possiamo dire. Ma perché? Perché noi siamo sempre con il contesto storico di rivoluzione americana, rivoluzione industriale con Syndicate, il Rinascimento, ma questo non lo conosci, cioè questo non lo studi, il 700 delle Americhe. Piratesco, e quindi volendo anche un buon documento, cioè che ti piace anche da scoprire, perché qua c'è molto da scoprire più che altro, cioè, e invece non è che dalla cultura che tu hai poi la riversi sul gioco e dici ah quello, no, è dal gioco questa volta, poi vai tipo a fare ricerche su Wikipedia e scoprire che sono esistiti veramente determinate persone e scopri i vari retroscena. Quindi Assassin's Creed 4 lo metto in A. Perché in A e non in S? Perché in S ci stanno altri titoli che mi sono piaciuti di più, però comunque là se la gioca, tra i miei preferiti sicuramente, decisamente. Io tra i 4 sono quello che l'ha scagazzato di più, Assassin's Creed 4, guarda caso. Tra i 4, Assassin's Creed 4, è scherzo. Perché Black Flag ha un bellissimo gameplay, si rialza da quello che è il 3,
Manca a metterli a paragone. Colpo al microfono. La battaglia navale è quella che proprio mi fa, lo posso dire, venire di più. Farrapare come una cosa incredibile. Già a me piacciono le battaglie navali in generale. In gioco. In più, poi mi metti quella di Black Flag, che praticamente. Faccio i seghini, praticamente. La cosa che non mi è piaciuta di questo Assassin's Creed è proprio il fatto degli assassini. Quindi, cioè, il fatto che si chiama Assassin's Creed Black Flag mi turba un po', perché non Edward, secondo me, poteva essere sviluppato meglio. È un personaggio che non mi ha lasciato nulla. Cioè, io penso a Edward e dico, non mi dice nulla. Secondo me dovresti rigiocare. Questo certamente lo dovrei giocare. Casomai però... ti compri la remastered del PS4, e ti giuro, esteticamente un bijou, un mare meraviglioso. La cosa che mi piace soprattutto è proprio, come diceva Dave, l'ambientazione nei Caraibi. Questa cosa è spettacolare. Cioè, ti rilassa a giocarci. Perché quasi quasi senti come se sei lì dentro. Con i cori pirateschi della tua ciurma, navigare. Odyssey in confronto con i cori pirateschi si può mettere in un agnone, secondo me. Però anche quelli di Odyssey ce ne sono alcuni che mi piacciono. Questa canzone. Tre cori c'è questa canzone. Sì. Tre cori c'è questa. È una figata. Ma è... Cioè, secondo me i cori pirateschi del 4 sono imbattibili. Secondo me, per ora, naturalmente, ovvio dire per ora, perché... Poi se ce ne escono, che ne so, con un altro... Perché peccato che in Valhalla non ci sarà la battaglia navale. Questa è una cosa che mi ha dato fastidissimo. Comunque, il fatto che, appunto, cioè, Black Flag a me mi ha lasciato poco. Poi soprattutto venivo dagli altri 5. Venivo anche dagli altri 5, che a parte il 3 ti lasciano tanta roba. Il 4 invece mi lasciava sbigottito, mi diceva la cosa che mi piaceva era andare nelle isole, la parte open world, andare nelle isole, ti fermavi lì, prendevi il bottino, facevi queste cose qua, mi piace un sacco questa cosa del fare il pirata, era bella, ma il lato della storia degli assassini secondo me manca un sacco. In Odyssey, scusami, ma già Origins e Odyssey hanno cambiato totalmente. Cioè Origins ce l'ha. Odyssey. Ma dove? Nel DLC? No, anche alla fine. Ma che cosa c'è? Cioè, ti dicono, ci sono gli occulti. Il mito fondativo, la macerata, come si taglia il dito. In Odyssey non c'è niente. Ma sono due cose. Ma Odyssey è proprio il prequel dei prequel. Cosa ci deve essere? Nel DLC capirai perché è collegato agli assassini. Ho capito, però invece in Odyssey c'è altro della storia degli assassini. C'è la storia un po' di Gesù. Ma questo anche su Black Flag c'è l'osservatorio. Sì, però a me non mi ha lasciato nulla. Cioè a me quello che come l'hanno trattata. C'è l'osservatorio, in pratica scopri che ci sono, c'è l'osservatorio, ci sono anche persone in cui sono incarnati Gesù. Sì, esatto, perfetto. Però poi questo tema, a parte che non è stato poi approfondito, ma all'interno di Black Flag stesso è trattato confusionariamente. Cose nuove sono state lanciate troppo velocemente, tutte alla fine, perché se ne parlano tutte alla fine del gioco. Io ho paura che molte cose siano state risolte nei fumetti. Questa cosa mi dà fastidio perché non da conosci i fumetti di Assassin's Creed? Questo non lo sapevo. E ora completa pure con i fumetti. Dove vabbè, questa cosa ce l'hanno un sacco di brand. Ce l'ha Star Wars. Mi dà fastidio. Ma mi dà fastidio pure a me. C'è cose che risolvi cose dei videogiochi nei fumetti. Capito? Cioè, perché piangi? Tu non devi risolvere delle cose. Magari aggiungi, ma non che aggiungi. Esatto. Capito? Questa è una cosa sbagliata. Quindi secondo me il 4 sta... Io lo vedo come una B. Secondo me non arriva ad essere A. Non è C sicuramente, però non arriva ad essere A. Ciò che posso aggiungere rispetto a quello che non avete detto è che chiaramente tolta la coerenza storica, perché non ci può essere, visto che molte delle storie dei pirati sono leggende, anche su molti personaggi che... Vabbè, metti, Barba Nera è veramente esistito, però non è questa grande cosa. Anche se, stavo dicendo proprio questo, anche se alcuni personaggi sono realmente esistiti,
Molte, molte sono dicerie, si dice che, si narra che abbiamo fatto questo, questo, quest'altro. Quindi è bello per questo. No, appunto, tutto si è giocato molto sui miti dei pirati, e quindi hanno quello, essenzialmente Black Flag è un'isola del tesoro ambientata, cioè insomma, con i protagonisti gli assassini. Ci sono, c'è questo pirata, è una essenzialmente una storia, che palle, copri la mia voce. Belli, questo è l'originale di Assassin's Creed 4 Black Flag. Belli, belli. Stai dicendo, sa? Dicevo che è una storia di pirati romanzata, inventata, come lo sono i libri sui pirati, come lo sono i serial fatti come prequel, insomma, tipo Black Sails, prendendo il prequel dell'Isola del Tesoro, con il capitano Flint, insomma, è figo. A me personalmente è piaciuto molto. Edward mi sembra molto carismatico come personaggio, anche lui ha una sua evoluzione autoconclusiva, perché non l'hanno diviso in più capitoli. E si conclude con la nascita del piccolo Aidan, quindi questo lo collega direttamente alla linea di... Tra l'altro, un combattimento, che ne pensate? Fighissimo, bellissimo, il gameplay è molto coreografico, più del 4. Coreografico, questo mi piace. Porta spade, pugnaletti, le pistole, doppia pistola. Anche il bellissimo, quando ti rincorrevano i nemici, pistole. Molto convincente, tu uscivi le quattro pistole. Sì, esatto. Quella cosa era una figata. Importante, secondo me, viene anche evidenziato uno dei temi più importanti, che è lo schiavismo, con Adewale. Con Adewale, che sì. Poi verrà sviluppato ulteriormente in Freedom Cry. Freedom Cry. Mi è piaciuto molto. Le ambientazioni, il parkour, anche qui secondo me ha una sua particolare evoluzione. È molto più coreografico, è relativo alle missioni anche da svolgere. E l'esplorazione anche dei fondali marini, già qui. Puoi notare sott'acqua per esplorare in modo effettivo. Questa è un'aggiunta al gameplay. La pesca non ricordo. Però chiama la pesca. Cioè... Vabbè, non era la pesca quella là, tradizionale, quella la più grossa all'ingrosso. Diciamo. Arpione, chiama la pesca. Dai, era figa. Dai. Puoi cacciare le balene, sì. poi gli enigmi Maya, le navi leggendarie. Dal punto di vista delle cose secondarie, secondo me rende molto, ecco perché anche per me è un A. Abbiamo due A e una B, quindi per eccesso è un A. Poi una cosa per i contesti storici, secondo me proprio lo Assassin's Creed è nato legato ai contesti storici, però non è che secondo me non deve essere per forza legato a quello del contesto storico. No, vabbè, ma anche in alcuni casi è impossibile essere accurati. Se vuoi andare molto indietro nel tempo, ti puoi rifare solamente a eventi proprio principali. Principali, capito, super meglio di portare. Le tragedie greche sono in frammenti, non sono manco interi. Cioè, secondo me c'è il contesto storico. No, perché i miti trasmessi in via orale, chissà quante volte, l'Ilia dell'Odissea. Ma ne avremmo perse milioni, se non miliardi, di opere in generale. L'Ilia dell'Odissea, rifatti, cioè insomma, trasmesso in via orale. Il fatto che si è incendiata la biblioteca di Alessandria. Chissà quanto cosa hanno distrutto quell'incendio. Cioè, praticamente. Allora, adesso entriamo nel caldo della situazione. Allora, cosa ci saranno due giochi? Questi già siamo nella seconda fase, ricordo, con Black Flag siamo nella seconda fase. Comunque abbiamo lasciato tutti i DLC, no? Qualcuno ha giocato fino a un Cry oltre a me? No, non l'ho giocato fino a un Cry, ancora no. Ancora. Io l'ho giocato, ma non l'ho finito. Vuoi valutarlo o lo lasciamo stare? No, lasciamo stare. Tuttavia, la meccanica del machete è interessante, niente di particolare. Allora, Rogue o Unity? Andiamo su Rogue? Rogue. Io non l'ho giocato, quindi parlate voi. Ne parlo io allora. Ho giocato più salvo. Visto che di Unity ne parlerà sicuramente Matteo, visto che tra siamo già di noi tre, Davide ha parlato del 4, quindi se io parlo di Rogue lui parlerà di Unity. Come lo chiamavamo, te lo ricordi, di Unity? Assassin's Creed Rogue mi è piaciuto davvero tanto. Allora, per me, lo dico già adesso, è una B, ok?
Da un punto di vista del gameplay è un more of the same di Black Flag, praticamente è lo stesso gameplay, si vede che avevano fretta di fare un altro gioco e di farlo uscire per la old gen, poiché nello stesso periodo sarebbe uscita la next gen, che hanno inaugurato con Assassin's Creed Unity, con un grandissimo pacco, secondo me. Però, Rogue... Assassin's Creed Rogue riprende il gameplay di Black Flag, quindi dal punto di vista della novità, dell'originalità, siamo a livelli bassi, perché praticamente il computer è incollato, che io ricordi non c'è neanche nessuna novità, se non sbaglio. No, infatti, il tubo con dei dardi c'era già in Black Flag. Quindi sul gameplay non c'è niente da dire. Diciamo che anche l'ambientazione è sempre l'America e il Nord America. Scusa, c'è il bottano. Sì, c'è una specie di tubo di legno in cui poi... Ah, vero, sì, forse era per... Sì, ma già c'era in Black Flag. Anche il combattimento navale è lo stesso, insomma, il gameplay praticamente è lo stesso. Per quanto riguarda le ambientazioni, siamo nel centro-nord America, e tutto, secondo me, in questo gioco si basa sul personaggio principale, sulla sua storia, che è Shay, che viene iniziato come assassino da Achille. Questo ci dimostra che gli assassini non sono eternamente buoni, che possono fare anche loro errori, e questo può portare anche al disgregamento di qualche membro della confraternita stessa. Ci dimostra che la confraternita umana può commettere i suoi errori, e Shay è l'esempio rampante. Quando fu annunciato eravamo tutti disdegnati. C'è anche un video che lo testimonia. Chiamiamolo Templar Screed, allora. Che merda, senza averlo giocato. Che minchiata questa motivazione. L'abbiamo messo nella Nerd 5, mi ricordo. Comunque, senza averlo giocato. Anche della Last of Us era nella Nerd 5, perché era una remastered. Madonna, che testa di cazzo. Comunque, si gioca tutto in quella della storia. Secondo me Rogue racconta... Cioè, insomma, è una sorta di reprise del 3. Ma non perché, non come schema, nel senso, ha fatto ciò che doveva fare il 3. Ha dato il ruolo di rilievo al personaggio di Atam. Questo rapporto... Cioè, è come se fosse più figlio... Come se fosse più figlio Shay che Connor stesso. Vediamo questa evoluzione di Shay. Shay che in questa sua avventura poi decide di unirsi ai Templari, che secondo il suo parere sono quelli che hanno la visione migliore del mondo. Quindi possiamo vedere anche il punto di vista del nemico per una volta, magari ritenere che anche loro hanno delle valide motivazioni per combattere. Tutto si conclude in una sorta di climax di eventi, con l'introduzione di nuovi manufatti, come ad esempio questo, io lo chiamo manufatto aculeato, non ha un nome, ma pare che sia un manufatto che sta alle fondamenta della città, che se viene rimosso causa un terremoto che fa distruggere la città soprastante. Come Lisbona, diciamo che era un pilastro. Allora, questo è... Secondo me, come hanno collegato gli avvenimenti tra tutti gli Assassin's Creed in questa fase, è stato bellissimo. Sì, come hanno collegato Rogue a Unity, Rogue al 3, il 3 al 4, il 4 anche volendo con Syndicate, bellissima tutta questa linea narrativa. Che si può lodare alla seconda fase. E basta. È meraviglioso, mi piaceva, proprio avevo piacere nel sentirle queste storie. Ma su questa cosa bisogna ricordare che l'universo di Assassin's Creed si rifà una leggenda, la leggenda della Terra Cava. Dunque, dentro la Terra, praticamente, è cava. Cioè, non c'è il nucleo, non c'è il mantello di magma. Ma è ripiena a altri strati, come le cipolle. E dentro ci vivono delle civiltà. Infatti la teoria è con che altri soli, con altri... la prima civilizzazione è nata da lì, praticamente. Cosa succede? Che praticamente questi aculei mantengono la Terra solida, intatta. Quindi se tu le togli, accade il terremoto e la distruzione. Ma questo scientificamente, diciamo, è l'universo di Assassin's Creed un po' la spiegazione del perché, togliendo quell'aculeo, la Terra trema. Ecco, fatto geologo, ora la su. Mi è piaciuto comunque che abbiano attribuito a questo il terremoto di Lisbona che ha distrutto la città, che fu catastrofico. L'ho gradito molto, oltre che a un libro di profezie che non mi ricordo come si chiama, un libro di profezie che Shay ruba agli assassini, che porta ai Templari.
Vi è un netto collegamento anche a una sorta di mezza citazione, il fatto che Achille era zoppo e Eitam che gli spara il ginocchio nei ghiacciai. Questa sequenza finale nei ghiacciai è bellissima, al freddo, me lo grida molto. Poi si conclude con l'uccisione del padre di Arnaud, dando direttamente il testimone alla Next Gen. Effettivamente, quindi, in Unity non viene risposto chi sia il killer del padre di Arnaud. Vabbè, uno si cioè uno va non a lo pensare, puoi sapere. No, per quale motivo dovresti pensarlo? Perché c'è sul rosso. L'unico motivo per cui lo potresti pensare è il cacciatore di è l'unico cacciatore di assassini che ci sia. Cioè Shay non è più. Tu non lo sai che c'è il Rogue. No, considera solo Unity. Cioè non lo puoi sapere. Sì, ok, vabbè, ok, però che fa? Non lo sai che esistono i fumetti che colmano quello, il prequel che il prequel sì, da qualcosa. No, non lo so, chi si legge i fumetti, libri, ste cacate. Comunque io lo metto in B. Lo metto in B perché la storia mi è piaciuta, il gameplay nonostante sia lo stesso. Io non ce l'ho ancora, lo comprerò anche questo in questi giorni. Matteo, per te che cos'è Rogue? Rogue? Io lo metterei pure in B, sinceramente. Lo buttiamo in B e buonanotte? È un bel gioco alla fine. Diciamo che quello che volevo specificare è che Shay non è più che altro un templare. È un cacciatore di assassini. Cioè lui neanche si lega molto a quello che è essere un templare. Lui diventa un cacciatore di assassini, che è un'altra cosa. E poi soprattutto questo segna, più che altro, quello che penso io, è che non che gli assassini siano il bene, che i templari siano... Ti sei bloccato. Non sono bloccato, Cristo Dio. Io mi vedo però... Mi sa che è il calo della mezzanotte e mezza. Io mi vedo? Io mi vedo. Sì, vabbè, Edoardo, lo sappiamo. Vabbè, comunque non è che ho molto da parlare per i prossimi titoli, ve lo dico. Io posso dire sì, bello, no, forse. Queste tre farò in quest'ordine. Edoardo, come vuoi, se vuoi stare, volentieri. Vuoi? Okay. Perché dovrei farmi un rigioco di questi titoli. Anzi, proprio un gioco, non un rigioco, proprio un gioco di questi titoli. Perché dovresti giocare più. Mi manca quasi integralmente la saga di Assassin's Creed, a parte ma ormai veramente te li recuperi e niente. L'importante è che almeno che finisci quelli che hai, cioè finisci di Origins, okay. Almeno che è un ottimo titolo. Quindi, sei tornato. Ma adesso ti vediamo. Adesso mi vedete, perfetto. Il calore, ti sei bloccato di nuovo. Adesso butto un Cristo. Facciamo la team si dice. Lo lanci. Adesso guarda come lo droppo. Quindi lo lascio in B? Sì. Okay. Ripeto, assassini e templari secondo me non sono bene e male. Sono due visioni diverse del mondo. Sì. Poi assassini, quindi per esempio Shay non era più d'accordo con come la vedevano gli assassini. Esattamente. Matteo, cioè alla fine cos'è che dicono i templari è... Noi vogliamo fare un mondo con delle regole, vogliamo che ci sia un mondo perfetto. Noi prendiamo questo potere e noi con questo potere, con le migliori intenzioni ovviamente, creiamo questo nuovo mondo. Ma come disse Oscar Wilde, la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Diciamo e che quindi... Abstergo lo vuole fare più con, diciamo in generale i templari lo vogliono fare con ordini, con un loro ordine, con una loro imposizione. Gli assassini vogliono togliere questa imposizione. Sono due modi diversi. Più che altro ragazzi, io vado a pisciare mentre voi parlate. Vai. Okay. Io vado praticamente gli assassini sono i comunisti. Cioè, esatto, stavo per dirlo. Ti giuro che stavo ciao, Edo. Di sinistra, l'Abstergo è di destra, uguale. Cioè, ciao, Edo. Ciao, Edo. Una buona notte e saluta gli spettatori che stanno guardando. Una buona serata. Per quello che posso dire degli altri che saranno i titoli, e Origins lo devo finire, mi pare bello un prototipo. Per il resto, su punto. Bene, va bene. Allora, buonanotte, Edo. Grazie per essere stato con noi. Ci sentiamo presto. Esattamente. Quando poi mi riguarderò e soprattutto mi giocherò la maggior parte di questi titoli, perché non posso vivere come giocatore. Penso che al momento sarei considerato normalmente un giocatore amatoriale senza aver giocato tutti. Si chiama calcio al game. O almeno... Non hai detto che per Assassin's Creed adesso sei amatoriale. È una pietra miliare del gaming di next di old gen, secondo me. Ma tu sarai miliare, scusa. Ma grazie.
No, è buona maniera prima di tutto. No. Ma tu sarai miliare. Ma sarai ma... Niente, nel frattempo che sei mancato abbiamo detto semplicemente che gli assassini sono di sinistra e abstergo di destra. Cioè, praticamente. Assunto in questo. Più che altro, ciao Edo, però non urlare. No, volevo fare Edo, buonanotte. Testa, però va bene. Ciao Edo, buonanotte. Ok, finito. Ok, ciao. Matteo, sei di nuovo bloccato. Buonanotte. No, sono io che mi fermo. Sono io che mi fermo proprio. Veramente. Wow, riesci a parlare senza sbattere le palpebre e aprire la bocca. Come fai? Wow! Se la clippiamo. Un ventriloquo. Ciao Edo. Ciao Edo, buonanotte. Un triplo fai, gusto vabbè. Sul mio doppio cazzo. Vabbè, ok. comunque, questo, secondo me, non è che sono l'abstergo di te, no, l'abstergo è stronza, appunto. Perché l'ideologia templare in realtà non è che è stronza, cioè ha l'intenzione di fare un mondo buono, un mondo perfetto utilizzando sì, il potere buono antico. Secondo loro. Invece, cioè, quella è la loro idea. Creiamo questo mondo perfetto utilizzando la conoscenza dell'antica civilizzazione. Gli assassini invece dicono no, lasciatela via quella roba, non toccatela. Perché è un mondo sconosciuto, pieno di tentazioni. Invece l'abstergo invece è quasi per il progresso, effettivamente. Cioè, ha una mentalità progressista. Sì, è particolare. Un progressista, cioè... però... Sì, è progressista, senza però. Ma è progressista. Cioè, è molto progressista, cioè, alla fine templari e assassini, appunto per questo dico che non c'è bene e male, ma condividono lo stesso metodo, è questo che ti fa capire che non allora hanno la stessa intenzione, c'è cioè un mondo buono però strade diverse, ma che entrano in stesso metodo ma strade diverse, perché strade diverse spesso entrano esattamente entrambi. Il fatto che siamo dispari comunque adesso ci permette di essere col diritto di veto, quindi non ci saranno problemi di parità, ci sarà sempre una sorta di mezza media all'incirca. Sì. Allora ragazzi, Matteo, parla di Unity, io lo dico già adesso, per me è addirittura che rinco io quello che mi piace di meno e che rigiocherò solo perché l'ho giocato una volta, per non me ci credo che ti piace di più di meno di Syndicate, non per la posso... storia, per la storia mi è piaciuto molto di più, che vergogna comunque. No vabbè, sono gusti, ma comunque, secondo me Unity comunque Syndicate D, cioè comunque Syndicate D figurati. No, allora, la dico la mia di Unity, per me Unity è S. Ok, ho centinaia di ore proprio perché mi diverte, cioè, personalmente lo metti in S proprio per come mi è intrattenuto e divertito. Fino a S no, però una A, se devo essere oggettivo io lo metterei in A, se devo essere esatto. Personale S, e per me è assolutamente perché magari c'ho questi due posti, cioè cazzo dobbiamo riempirli sì, ma non ti preoccupare che no, in effetti sono finiti i giochi, questo è un problema. No, ma comunque... È da Bio Broly, ho detto la Dario Moccia. No, secondo me ha... No, e dopo vi spiego anche il motivo. Ti spiego. No, non lo spieghi. Ti spiego perché secondo me ha... Allora, intanto Unity, vabbè, la solita innovazione della lama, dobbiamo mettercela sempre, vabbè, so quella è solita. Ok, ci siamo. La cosa bella di Unity, mi piace molto... Il fatto che si estremizza quello che è il concetto di gameplay di open world di Assassin's Creed. Un open world compatto, ma pieno di roba. Ci sono le storie di Parigi, gli enigmi di Nostradamus. Chi più ne ha più ne mette, le indagini. Come varietà è bello, come varietà ci sta. Quello. Anche cioè, ragazzi, completarlo al 100% è stato uno scoglio. Sì, entrambi ci sono messi lì a metterci lì con le abbiamo visto le... anche la rarità del trofeo è rarissimo, non perché sia difficile, ma perché si rompe i coglioni la gente, però sì, potete stare tranquilli che forse un giorno lo farò anch'io, non vi preoccupate che alla fine secolo è stata la cosa più problematica a tutti gli scrigni. Erano veramente tanti, poi non so, poi devi avere i grimaldelli, quindi rifornimento costante. Tutte le coccarde,
tutti card, e devi fare il salto strano. Infatti, ovviamente, sì. Gli enigmi di Nostradamus. Gli enigmi di Nostradamus sono stati tutti molto, molto belli. Gli enigmi di Nostradamus, io l'ho fatti senza tutorial. Io ho tutorialista tutta la vita. Però non li ho fatti durante il periodo di platinaggio, forse là li avrei fatti senza tutorialita, però l'ho fatto proprio quando l'ho acquistato. Io non lo so, l'ho fatto senza tutto però. In funzione del platino, quindi comunque mi sembra vai, spiega che sono pronto io qua con il blast che farei i che te lo faccio a Unity. No, Syndicate, difendere Syndicate è proprio difendere Syndicate, ce ne vuole prendere una merda bella succosa e metterci gli occhietti sbarallini e disegnargli una bocca col pollice, veramente. Syndicate non ha una cosa giusta, poi ci andiamo. Allora su Unity, cose giuste ce le ha, però è troppo sommerso. Sì, Unity parte l'atmosfera della rivoluzione francese, a me è piaciuto un sacco incontrare Napoleone, la storia che comunque all'interno della mappa stessa viene raccontata, l'andare davanti a Notre Dame e tu vedi i ribelli là davanti, no? con il focolare appiccato, tutto molto carino. La storia in sé non lo so perché l'hanno trovata banale. Storia è bella, il problema è il protagonista di questa storia, cioè il fatto che ci sia finalmente il rapporto con la tu lo metti in è solamente per il protagonista, cioè, scusami, il protagonista, il gameplay, ma tu hai idea? Il gameplay a me è piaciuto, a me è piaciuto un sacco. A me l'unica cosa che ha condannato Unity sono stati i bug. Il fatto che ci fossero al lancio, hanno avuto fretta ed sono stati condannati. Ma secondo me andare contro Unity è diventato il luogo comune. Come dire, Assassin's Creed 2 è il miglior titolo della serie, non può essere spodestato. Ma secondo me... Cioè, no, basta. Hanno visto i bug ed è diventato motivo di blastare il gioco. Non è tanto per i bug, perché alla fine la grafica è molto bella e si vedeva anche il passaggio alla next gen, che c'era tutto, assolutamente. E poi, assolutamente, in questi ultimi titoli l'abbiamo visto che è stata più che confermata. Io dico che una storia che aveva un bellissimo contesto, cioè iniziava, cioè aveva come cazzo si dice? Non mi viene la parola... Mi ha fatto scordare pure a me. Un pretesto, non è prospettiva, è la... come si dice il Ruedekin, va bene, abbiamo capito, Maximilien de Robespierre, abbiamo capito, c'era il pretesto, insomma, un commento, okay. Avete scammato il nome Acro 89? No, c'è scritto nelle regole della chat perché ci chiamiamo così, è un fuck molto che la gente ci fa molto spesso, avevamo questo nome già nel 2015 su YouTube, tra l'altro, e non vedevamo il motivo di cambiarlo per una rubrica di Crow 89 chiamata The Poltergeist. Se ci credi, bene, se non ci credi, ci dispiace. Comunque, dicevo, la storia c'è tutto, c'è il pretesto, il contesto c'è, il problema è il protagonista che è vita, non ti voglio, Dio, uccidimi prima di subito. È di un fastidioso, di un lamentoso, è come giocare Assassin's Creed nei panni di un ritardato mentale. Ok, scusa, no, tranquillo, l'abbiamo spiegato, non ti preoccupare, 80 volte, ma non ti preoccupare, cioè non lo prendiamo più che altro, abbiamo la stizza perché ce lo dicono sempre, quindi a me dispiace di questo equivoco, a me dispiace come cosa. Siamo rimasti di merda quando abbiamo visto quella rubrica, ma cambiare nome per questo non ci sembrava proprio il caso, no, perché soprattutto l'intuizione che aveva avuto Dave in quel giorno, cioè Poltergeist è stata ok, basta. Comunque, ragazzi, io dicevo che il protagonista non mi piace, è poco carismatico, si piange sempre addosso, addirittura si rifugia nell'alcol. Secondo me è un carattere, cioè secondo me è un carattere di merda, ma è caratterizzato. Ma può essere un carattere di merda, l'importante è che gli dai un'immagine definita. Non rappresenterei così un protagonista che vive il dramma della ragazza che sta dalla fazione dei cattivi. Non lo rappresenterei così.
Cioè... Ma se lui ha questo carattere, se lui, a lui hanno voluto dare questo carattere, poi che lui viva in quel modo la cosa è naturale. Non si evolve, cioè, non vedo un'evoluzione del protagonista. Non ci deve essere. Vabbè, ma non per forza appunto ci deve essere un'evoluzione. Cioè, puoi sempre rimanere in quella maniera. Sottolinea un carattere, perché tu dici... Anzi, l'evoluzione, teoricamente l'evoluzione c'è, e ci viene spiegato anche da alcuni dettagli, tipo l'abito da maestro assassino di Arnaud. Ovviamente dopo la morte di Elise, lui matura, cioè serviva ad Arnaud, lo senti che serve ad Arnaud l'evento scatenante che lo faccia maturare, ed è la morte di Elise. E là perde qualsiasi legame sentimentale, e poi nulla reale, tutto è lecito, e poi veramente diventa maestro assassino dedito alla causa. Vuol dire che tu non eri assassino al 100% solo perché eri innamorato, quindi non è che ti evolvi semplicemente. Ma è anche questo, è un messaggio, cioè non per forza se sei un assassino sei una persona matura. Secondo me questo è per me non cozza, non voglio giudicare il vostro parere, ma per me non cozza. Ma per me sei gay, cioè. Non mi sono riuscito a immedesimare, non l'ho trovato carismatico. Mettersi massi dipende dalla persona, secondo me, perché se non è è sempre stato così. Lo scopo poi di un film di una storia è comunque farti empatizzare con il protagonista, con la sua storia, come ad esempio Breaking Bad, dove il protagonista fa praticamente delle cose cattive, tu empatizzi con un cattivo. Ma perché quello è lo scopo della serie TV, cioè quello è lo scopo, quello è... poi tu anche tu stai vivendo le avventure di un personaggio, quindi tu devi empatizzare. Per provare emozioni devi sentirti un po' come lui. No, devi empatizzare, non devi per forza immedesimarti. Sono due cose diverse. Io non l'ho trovato positivo da questo punto di vista, però se vuoi magari sì, insomma, sono sempre pari. Ragazzi, passiamo avanti che si sta facendo un po' tardino. Io per esempio in Arnaud mi sono immedesimato, sinceramente. Cioè a me la morte di Elise mi ha dato fastidio. È vero. Io non parlo degli eventi. In senso positivo. Io parlo proprio del protagonista, di come la vive. Se quello è il carattere di Arnaud, cioè se quello è come l'avevano immaginato, secondo me va bene. Cioè, io non posso dire no, non va bene. Cioè, secondo me, tu dici ok, il carattere è questo, tu mi hai presentato questo personaggio, io ti dico opposto, l'hai presentato bene, secondo me. Cioè, hai presentato bene quel personaggio. Poi se tu... Se poi una persona si immedesima o meno è soggettivo, secondo me. Anche naturalmente vedere vedere la storia logicamente è soggettivo, però dico, secondo me accozzava bene una sua logicità, diciamo, la storia. Poi parlando del gameplay, lo trovo molto squilibrato. L'introduzione dei livelli, secondo me, poco funzionali, un corpo a corpo legnoso. Il parkour anche non l'ho trovato molto ergonomico, divertente da fare, mi sembrava anzi molto molto più che affattato. Altro a me anzi ha divertito in alcune sezioni il sistema di combattimento. All'inizio era un trauma perché era decisamente più difficile rispetto agli altri, ma poi ti sparano perché sei quasi morto, è un videogioco, ti sparano, sei quasi morto, un gioco del genere non ci sta per nulla. Cioè, veramente. Secondo me hanno inserito male questa componente RPG in un gioco. In generale mi hanno dato... Forse può darsi la anche... Cosa, ma io non capisco, è perché l'hanno odiato così tanto che poi qualsiasi cosa avesse fatto, sì, Unity era merda. Ma io, ragazzi, ho le mie motivazioni. Io posso... No, io non ti parlo di te, parlo della gente che l'ha odiata a prescindere. Allora Ubisoft ha fatto i passi indietro. Il multiplayer mi divertiva. Passeggiare per Parigi insieme a un amico è meraviglioso. La creazione della propria... È vero, fare la propria gilda, fare la propria confraternita era spettacolare. I propri maestri, gli allievi, si fanno le missioni insieme, si mandano in missione i propri allievi, cioè ci rendiamo conto di cosa era. Di cosa ha buttato via Ubisoft? Loro vorrà parlare di Bloodlines, ma gliel'abbiamo praticamente tolto dalla bocca. Sì, ma quelli per gli spin-off del DS, della PS Vita. Vabbè, poteva parlarne, ha parlato di niente. Effettivamente, poteva parlare. Vabbè, allora, per me una E. Per me una A. Ah, Davide? Io ho messo S, per personale, più che altro.
Ok, quindi 6 più 5, 11, più 1, 12, 12 diviso 3? Almeno 6. Fa 4? Sì. Quindi va in 1, 2, 3, in B. In B. Gidi. Unity. Dove cazzo sei? Gidi. Gidi. Unity va in B. Ok. Syndicate. Matteo. No, prima parlatene voi. Cioè, chi ha parlato di Unity? Io avevo parlato. Matteo. Io ho parlato di Rogue, quindi tocca a Davide. Ma tu buttaci il carico da 100. C'ho la maglietta di Syndicate addosso. Ma siamo seri? Sei da, sei da bruciare. Allora, ragazzi, Assassin's Creed da Syndicate. No, ma lui ha tutti le collectors, però... Poi il casino di Syndicate, però poi alla fine non gli è piaciuto, questa è la cosa strana. Vabbè, comunque per me Assassin's Creed Syndicate, prendi il tuo tempo, Dave, prendi il tuo è tempo. Stato un trauma. Io avevo fiducia piena nel titolo, sia perché effettivamente apprezzavo l'ambientazione, comunque il tempo nella quale ha inventato il gioco, sia perché ero rimasto soddisfatto personalmente da Unity. E poi perché vedendo gameplay e di altre cose sembrava fico e aveva tutte le premesse per esserlo. Ho comprato la Collector's Edition, la Rux Edition, la stessa di Matt, cioè la più piccola delle Collector's Edition, quando ancora Ubisoft le faceva fico le Collector's Edition, ora una sola a 200 euro, vaffanculo. Quando in realtà un tempo pensava a tutte le fasce della popolazione, al pezzente, al meno povero, al ricco, al ricco. Madonna mia. Ma al ricco ricchio. Al ricco ricchio. Basta. Comunque, la Rux Edition comprendeva l'artbook con la scena di sesso e io ho detto "Ma questa è la figa". Poi la colonna sonora, ottima colonna sonora, richiama molto l'età vittoriana, e poi una mappa di Londra. Londra personalmente non mi ha soddisfatto. No, come no? Quella è la parte migliore. Rispetto a Parigi non mi ha soddisfatto, forse perché poi si è rivelata un'ambientazione che a me non piace, potrebbe anche essere. Ah, ecco, una cosa molto divertente è che praticamente la rivoluzione francese non si sente per niente, avrebbero potuto fare di tutto. Invece non c'è. Ma c'erano per la prima volta gli eventi, quindi ogni tanto all'improvviso appariva una lotta in strada. Ma non incontri neanche il re, incontri solo Napoleone, fine, basta, non c'è nient'altro. Forse ma il re lo incontri, lo ammazzano. Ma il re lo ammazzano. Lo decapitano. Sì, lo decapita in una secondaria. No, non lo decapita in una sì. No, tu già sei nell'epoca del principale. Tu già sei nell'epoca del terrore. Tu già sei post-rivoluzione. Ma no, l'ha presa la Bastiglia, Matteo. Questo è vero, effettivamente ci ho pensato. Ma che vuol dire? Cioè, il re tu, io ce l'ho la sequenza col re decapitato. Anche io sono il re, anche io me la ricordo questa cosa. Ma è, è una secondaria, allora. DLC potrebbe essere qualche ricordo del DLC? No, in Dead Kings c'è tutt'altro. Tu sei assassino di Dead Kings, sulla lanterna con la mela. Sì, bella. È la mela di Masyaf, quello lì. Una figata. Sì? Dovrebbe essere la mela di Masyaf. Infatti poi Arno alla fine del DLC la rimanda indietro, la rimanda lì. Dovrebbe essere una mela. Vabbè, comunque. Stavo dicendo Syndicate, Londra non mi ha soddisfatto appieno. Interessante l'innovazione dei due personaggi giocabili. Secondo me avrebbero potuto mantenerla per qualche altra tipologia di gioco, per esempio per Odyssey, per Cassandra e Alexios si poteva mantenere. Oppure adesso per Eivor non le evolvevano in questa situazione. Però tutto sommato Assassin's Creed Syndicate è proprio una merda, cioè. per te cos'è? Allora, veramente, droppo una F per il rispetto, no, l'ho messo in D, perché veramente non ci ho messo niente, neanche F, quindi il più basso, perché l'ho messo in D comunque, perché anche per me ce l'ha. C'è la roba buona comunque. La famiglia Starrick è particolarmente inquietante. Anche le boss fight.
boss fight sono molto coreografiche, devo dire, però non mi è piaciuto perché ormai Assassin's Creed era stantio. Commenti. Rogue è assolutamente. No, dai, Syndicate. Allora, io qua stiamo paragonando tutti i titoli. Quindi, sì, è un titolo carino alla fine. Non è che Xenoblade 2, non so come chiamarti. Quindi praticamente Syndicate non è che è un gioco di merda, però se paragonato a tutti gli altri Assassin's Creed pecca, secondo me, proprio perché io stavo dicendo il sistema di combattimento era diventato stantio e hanno capito esattamente cosa fare col brand con Assassin's Creed Origins e poi Odyssey in poi. Syndicate, io c'ho la maglietta, un foglio di giornale in replica, la Collector's Edition, il bastone animato di Jacob Fry, il clitoride originale di V-Fry. Ragazzi, come avete potuto ben capire, avevo messo molta fiducia in questo gioco che alla fine non è stata rispettata. Perché ovviamente l'hai comprato prima dell'uscita del gioco, no? Cosa? Tutto questo merchandise l'hai comprato prima dell'uscita del gioco? Tranne il bastone, perché al momento della giocata, per la giocata mi ero gasato. Alla fine, Odyssey me l'hanno regalato. Odyssey Origins li ho provati e mi fanno cagare. Foxy 0305. Raga, buonasera. Buonasera. Comunque mi sono iscritto, ma non esce niente. Sì, non abbiamo il banner che avvisa. Comunque, grazie mille. Grazie per dare supporto al nostro progetto. Guardate il video Alfabeti Masseo. Ah, ma non è un lezione. Tipo impara l'alfabeto con il Masseo, questo tipo di video. Con le bestemmie. Sì, riconosco, però non l'ho visto forse col Masseo. L'ho visto. Più che altro, oggi sono entrato in fissa con i video del cock rating, cioè dove gente recensisce. Aspetta, ti sei iscritto in che senso? Non c'è il sub. Come fai? No, non c'è il sub. Iscritto al canale, cioè intende questo. Forse il follow. Il sub ancora non lo possiamo fare perché non siamo affiliati, forse. No, arriverà, però saremo affiliati, vi promettiamo che ci sarà anche il sound, perché mi pare da affiliati si può mettere il sound, immagino. Vediamo. Sì, ci vuole 3 follower, sì. Grazie mille. Follower Celibate 2, ok, risulta. Grazie per il supporto, questa volta ripetuto giustamente. Mi sono accorto solo ora che vi chiamate Poltergeist. LOL. No, avete la mia stima. Teniamo a sottolineare che non l'abbiamo preso a Marco Merrino, lo rispieghiamo. Avevamo già un canale su YouTube, cioè che esiste. Povero Daniele. Non l'abbiamo rubato Marco Merrino. In pratica già nel 2015 avevamo un canale chiamato così, The Poltergeist, dove tuttora carichiamo il best of Twitch quando raccogliamo un numero di clip sostanzioso. Quindi quando siamo sbarcati su Twitch non mi sembrava il caso di cambiare nome solamente per un format fatto da Marco Merrino, ma questo comunque è scritto nelle regole della chat, però forse evidentemente, forse alla fine, non lo so, non lo notano mai. Comunque teniamo precisando di volta. Sì, Freeze Lumox. Più altro perché ogni volta magari sai come accusano di mancanza di fantasia, anche l'unica cosa che richiede un briciolo, cioè il nome del gruppo oppure il nome del canale. Però teniamo a precisare che ha un particolare valore affettivo per noi, non ci sembrava il caso di cambiarlo. Di buttarlo, perché Daniele e Marco avevano avuto l'idea. Sì, che poi è un format, non è un canale. Prima. È un format, quindi... E appunto... effettivamente ha più senso per loro, perché loro fanno cose di paranormale, no? Videogiochi horror, e hanno più senso, però da noi era qualcosa. Da noi è diventato il marchio di fabbrica, il fantasmino, queste cose qua, quindi niente. Marco Marino hanno usato CD. che schifo, hanno usato un sapone proprio nel naso, dentro lo vabbè, basta. Comunque, hai finito di dare i complimenti a Cindy? Io faccio qualche complimento io e poi lo sblasti contro voi. Perché ci stiamo dimenticando che, seppur sia molto GTA, come giro in città, insomma, in generale, poco variegato magari con l'interazione del mondo, un mondo che effettivamente è solamente esplorabile, cioè tu sei come un viaggiatore nei simulatori di viaggio, è praticamente questo, con gli esiti della Londra, che secondo me
vale molto, anche esteticamente, con un parkour anche più aiutato dal rampino, che personalmente ho apprezzato molto, anche nei suoi limiti. Missioni secondarie che ricordano lo sfruttamento industriale dei bambini o della donna. E in generale, avete la mia stima, visto che vi chiamate, oltre che se maggiore anche da C. Io vi amo, grazie, apprezziamo molto, Xelit B2. Una cosa che mi è piaciuto molto, che Davide non ha citato, è che quando a ogni fine di sequenza, quando devi uccidere un personaggio, un cattivo, insomma, o di quei tipo i capi sequenza, ecco. Ah, ho capito questo. Puoi scegliere l'approccio. Puoi scegliere l'approccio. Sì. Non è che cambia in modo lieve, proprio in modo definito. Cambiano le cutscene, cambia il percorso che devi fare. Se sbagli qualcosa, sei costretto a farla tipo assalto e non stealth. Sono circa tre modalità per ogni singolo. Sono ben coreografate, molto cinematografiche. In particolare mi ricordo quella con Lucy Thorne nella Torre di Londra insieme a Dee Fry, che è particolarmente molto apprezzato. Per quanto riguarda il combattimento, ci sono tre tipi, il tirapugni, vabbè, sono pugni normalissimi. Poi c'è il bastone mi piace moltissimo come idea, il fatto che ci sia questo bastone che puoi usare a colpi di legno e poi con la lama, e poi che altra arma c'è? Il macete, se non sbaglio, quella specie di macete indiano che gira, ci sta, secondo me ci sta. Al solito c'è la cosa dei livelli, che io non apprezzo moltissimo, poi è stata esasperata all'ennesima potenza da Origins in poi, però ecco. Per me rimane comunque D, perché insomma, nella linea generale è un bel gioco, ma messo in confronto agli altri. Una cosa brutta di AC Syndicate è il fatto che nella zona World War One non puoi esplorare tutta Londra, non puoi usare le camionette. Sì, è vero, è scriptato come... Vabbè, perché loro volevano dare un primo assaggio di quello che sarebbe stato ipoteticamente il prossimo, quello dopo Assassin's Creed. Che sarebbe stato World War One. Sarebbe stato nella Prima Guerra Mondiale. Sì, me lo ricordo. Quello dopo sarebbe stato... Thunder of War. I livelli fanno cagare, anch'io mi trovo d'accordo. Sì, abbastanza. Assassin's Creed non ha mai avuto fortuna con i livelli, ultimamente però a me piacciono. Vai Matteo, e basta. Allora, per me è ragazzi, perché non c'è la F? Vabbè, comunque 2D è una E, quindi è D. È D, sì, questo è D. Però per me è, perché non c'è la F, vi ricordo. Cosa succede, ragazzi? Syndicate, a me non mi è piaciuto praticamente nulla. Perché? Perché a parte quelle piccole cose, cioè il fatto che la coreografia delle lotte era molto carina, ma questa mi piaceva molto, la crudezza, come si può dire, la cruentezza, l'essere cruento delle scene, era molto, molto carino, mi piaceva molto. Il fatto che usavi il bastone, potevi usare anche i tirapugni, i cuffi, eccetera. Il fatto è che in Syndicate, a parte che appunto compare questa mappa dopo gli I livelli non quelli della storia, ma l'abilità, se non si fosse capito, comunque io vado alla prossima. Anche abbiamo capito adesso la cosa dei livelli, comunque grazie. Grazie per essere passato. Ci vediamo alla prossima. Grazie per esserti iscritto. E quindi ragazzi, la cosa che speriamo di non deluderti, la cosa che mi dà fastidio di Syndicate soprattutto, questa presenza della mappa a stile Rockstar, a stile GTA, una cosa che non sopporto, perché in GTA ha un senso, in Assassin's Creed, in Syndicate non ha senso per niente, non ti ritrovi la mappa vuota, allora tutta Londra, a parte che Londra anche a me mi ha dato fastidio come mappa, non mi è piaciuta, non mi ha dato nulla, non mi ha dato quella sensazione, guarda c'è Big Bang, c'è il Parlamento inglese, c'è quello, c'è Downton Abbey, tutte queste cose qua. Che cosa succede? The Poltergeist ha donato tanto amore a Xenoblade 2. Cosa succede ragazzi? Che praticamente tutta questa Londra mi ha dato solo fastidio. Il rampino, anche se quando io già l'avevo visto da fuori di Syndicate, non mi aveva dato tanto fiducia, all'interno di Syndicate mi ha fatto ancora più schifo il rampino, mi dà fastidio non poter avere delle superfici differenti su cui io potermi arrampicare, cioè erano tutti uguali, erano tutta una parvenza di omologato, le missioni tutte molto
uguali, tutte molto, diciamo, non c'era molta varietà nel gioco. La cosa bella era il fatto che tu potevi cambiare dall'uno a un altro personaggio. Questa cosa mi piaceva. Questa cosa di cambiare da Jacob a Ivy. Ma in sé per sé la storia è... Bello anche che ognuno avesse le proprie missioni separate. Sì, esatto. Anche le proprie abilità. E Jacob era più per l'abilità. Queste cose erano carine. Ma la storia è scarna. La cosa che mi rompe i coglioni è che perché le cose si vendono e non le mantengono? Infatti, perché non le mantengono? Le cose belle dei giochi, Unity, il multiplayer, la guild, no. Eppure c'era un sacco di gente che ci gioca. Io vedevo che c'era un sacco di gente che aveva guild, cose, eccetera. Se volete guardiamo i livelli di affluenza, ma vi ricordo che il multiplayer c'era già dal Brotherhood. Non il multiplayer di Unity. Ma non era dico come il multiplayer come funziona, non era uguale. Sì. Però io chiamo multiplayer. Cioè, io multiplayer definisco soltanto quando ci si può incontrare online, non quando ti puoi confrontare online con qualcosa. Ok. Ma comunque, Syndicate, anche queste missioni che c'erano in secondo luogo, no? Le missioni secondarie, tra virgolette, con i personaggi, no? C'era Chas Dickens, c'era i crimini, almeno questi li avevano mantenuti. Dreadful Crimes sono esclusive di PS4, bellissime. PS4. E invece i personaggi, tu incontri anche Karl Marx. Incontri un bel po' di Marx. Sì, certo, ci sta. C'è Karl Marx. Sì, vero, ci muore in Inghilterra Marx. E il fatto è che forse l'unica cosa che mi è piaciuta di più erano proprio questi incontro con i personaggi. C'era Dickens, c'era Darwin, c'era Darwin, sì, esattamente. C'era Alexander Bell. Non c'erano eventi memorabili, questo è il fatto. Non c'era niente. A me Syndicate mi ha dato un gioco con una bella cornice, ma vuoto completamente. Potevano mettere l'esposizione universale col palazzo di vetro. Potevano mettere di tutto, potevano mettere in Syndicate. Vabbè, ma non succede molto all'interno di Londra. Cioè, la Gran Bretagna a parte... un'epoca vittoriana, cioè tu ci puoi mettere di tutto. Cioè, un'epoca vittoriana, ok, che non è successo qualcosa... È stata una Golden Age per il paese. Tolti lo sfruttamento che era legalizzato, quindi era una Golden Age. Esatto, cioè non... È tolto Jack lo squartatore, cioè insomma, Jack lo squartatore, diciamo, è un DLC, ragazzi, è un DLC dedicato Jack lo squartatore, ma dentro ci potevi mettere tanta roba. Sì, lo so, mi rendo conto, ma non capisco che non ci sono eventi storici, ma non c'è bisogno, come dicevo prima, in Assassin's Creed non abbiamo bisogno. È vero che l'evento storico, poi cazzo, è vero quella cosa, bellissimo, poi oppure tu ti riprendi quell'evento, dici adesso cerco questo evento, bello questo particolare, bello questo, come l'hanno visto in Assassin's Creed, no? Perché molte volte c'è pure il voltarlo alla prima civilizzazione, come vedevamo prima con il terremoto di Lisbona, no? Che il terremoto è causato da sta culo. Qui c'è solo la sindone che non ho gradito, così come la spada. Sì, esatto, sta cosa, anche in Unity effettivamente la spada non è sto granché. No. Bello che però la puoi usare liberamente l'arma. Lo so, Davide, però... Quello è bello. Cioè, la sindone già è meglio, perché secondo me sindone è ancora peggio. Cioè, no, è completa quella cosa del il concetto del bastone, cioè, insomma, c'era una sorta di capo mastro che aveva la sindone e il bastone papale. Siccome, cioè, tu come fai a, cioè, non puoi far cozzare il bastone con una spada. Il bastone con la sindone ci sta, è una veste, e sembrano creati l'un per l'altro. Vabbè, ma la spada è assistante. Addirittura, se non sbaglio, qualche papa ebbe sia la sindone che il bastone in possesso prima di Rodrigo Borgia. Ma comunque la spada è assistante, cioè non aveva a che fare col bastone. Sì, ma infatti la spada la usò. Poi io sono curioso di capire tutta questa correlazione tra religione cristiana cattolica e prima civilizzazione. Perché praticamente loro ti vogliono dire che tutto quello che passava, tutto quello che era, diciamo, sia la religione principe, il potere principale, diciamo, il potere principale deteneva un manufatto dell'Eden. Quindi praticamente non che il potere sia scaturito da un meccanismo sociologico,
ma che fosse scaturito no, dalla ma che viene mela, chiamato proprio, bastone, dal... proprio mela dell'Eden, Sindone, queste proprio... perché si chiamano così? Ma perché è partito da quello? Cioè, è partito vabbè, dal... Cioè, no, da Medeva, da Medeva. E per esempio... non è particolare. Per esempio, io non so se è confermata questa cosa, ma io ho sempre creduto che, per esempio, che Cristo fosse semplicemente un uomo che avesse la mela dell'Eden e controllasse. No, no, non l'hanno confermata. Allora, ti spiego perché. Io ho questa teoria, lo sai? Ti spiego anche perché. Siccome un dogma di fede, di una fede attualmente esistente, è detta la più diffusa al mondo, ah, non toccare questo tasto dolente, cioè non trattare personaggi come Gesù Cristo, ma semplicemente prendere delle storie, perché anche ma Adamo ed Eva sono delle storie anche per la religione cattolico-cristiana, sono storie inventate, le hanno prese, vabbè, le hanno ma ci sono, appaiono tipo, no, neanche, forse neanche quadri religiosi, forse sono un paio di sì, sì, di ci stanno i quadri religiosi, ci stanno un paio di Madonna, ci sono un sacco di Madonna con bambino, Madonna con bambino, ma non più di quello. Ma dico, ma già questo secondo te, dal punto di vista teorico, non Cristo perché... potrebbe essere stato un possessore della mela? Ma non perché si ritenesse che, che erano uomini normali con la mela, ma perché semplicemente si pensa che chi ha dipinto quei dipinti abbia voluto introdurre la componente della mela all'interno del quadro, ma non si è mai parlato di figure così, così importanti. Un po' come dire Buddha aveva la mela dell'Eden, oppure... un'altra religione. Gandhi, Gandhi non era un leader. Non è un religioso. Diciamo che secondo me tutti i grandi potenti all'interno della storia di Assassin's Creed hanno posseduto la mela. Ma anche Napoleone, come ci viene accennato nel 2, si vede la mela religiosa, come Gesù. Hitler aveva la mela, Tesla aveva la mela, perché si vedono nei glifi del 2 questi qui. Esatto. Sì, secondo me anche l'uomo sulla luna aveva la mela, l'uomo sulla luna aveva la mela. Quello è un altro discorso. Quello è una frecciatina al complottismo, perché ti vuole dire che l'alunaggio è falso e che è tutta un'illusione della mela. Dici? Secondo me potrebbe. Secondo me questa la. Io non vedo più. Ci è arrivato grazie alla. Ma mela. Io sono sempre di quella teoria che Cristo fosse un possessore della mela. Ma credo che non esista, perché alla fine non esiste mai. Dio. Nell'universo non c'è soprannaturale, c'è tutto quello che è, ma non l'hanno mai trattato. No, ma qua sono teorie. È sottointeso, secondo me. Se esiste Giunone, non può esistere Dio contemporaneamente, che come condizione necessaria e sufficiente che non ci sia altro Dio. Ok, va bene, questo per l'esigenza di trama, ma non hanno mai voluto dirlo in modo esplicito, oppure mostrare una figura così importante come Cristo, posso capire, con la mela, oppure tipo giustificare la resurrezione delle risurrezioni di Cristo perché aveva la mela. Sarebbe stato blasfemo, il gioco sarebbe stato bandito dal Vaticano e oggi non avremmo Papa Francesco che giocherà Assassin's Creed, perché mannaggia, noi di solito ce l'abbiamo Papa Francesco che gioca da Assassin's Creed. Sarebbe eretico, sarebbe blasfemo dire che Cristo è risorto per la mela dell'Eden. Infatti non esiste. Vabbè, è una concezione. Ma è finzione narrativa, io non capisco perché prendersela così. Diciamo che hanno preferito evitare per non toccare. Vai, dopo pure la prefazione, loro che dicono ho fatto un team di persone con idee. La gente si lamenta per tutto in questo periodo, ovunque vedono una blackface fatta per male, figurati dei bigotti religiosi che ci sono. Io sono credente, ammetto che tra i cristiani cattolici ci sono un sacco di bigotti, un sacco di estremisti. Figurati come l'avrebbero preso, cioè già bandiscono Harry Potter, figurati se dicono che Cristo è risorto con la mela dell'Eden, cioè proprio la mela dell'Eden, frutto che, del demonio, che non è Dio. Vabbè, questo, andiamo avanti che è un po' tardino, è l'1 e un quarto. Effettivamente è vero. Origins, chi tocca parlare, a me? Sì, parlate voi. Io adesso sono un po' stanchino, insomma, mi conservo per Odyssey e così prendiamo tutti insieme per Odyssey. Oh, allora, Origins, ragazzi. Dopo la prima grande pausa, dopo anni di giochi in fila, usciti una terza fase di Assassin's Creed nel 2017 per... Comunque, io faccio una pausa, vado a bere un po' d'acqua, vi lascio. Sto tornando. Il decimo anniversario, dopo numerosi rumor, la Ubisoft fa uscire il primo GDR effettivo.
di Assassin's Creed, che è Assassin's Creed Origins ambientato nell'antico Egitto. Dopo un un'altra volta dopo. Dopo un continuo andare avanti nell'epoca, si è deciso di fare un super mega ultra ritorno al passato e tornare alle origini della confraternita degli assassini con gli occulti e il nostro caro Bayek, il Magi, che è il protettore del faraone d'Egitto, che è Tolomeo XIII-XII, che con accuratezza storica muore mangiato dei coccodrilli per poi dare spazio a Cleopatra. Che dire di questo gioco? Lo aspettavo, day one, è stato per me day one, uno dei primi day one della mia vita, e posso dire che l'attesa è stata totalmente ripagata. È uno dei miei preferiti, lo dico già adesso, per me è una A, Origins è una A, lo preferisco anche ad Odyssey, poiché hanno estremizzato in Odyssey la caratteristica GDR, perché in Origins hanno fatto un esperimento, vediamo se va bene, alla gente è piaciuto, in Odyssey hanno aggiunto altre cose, l'hanno arricchito, insomma. Però questo è un gusto personale, però oggettivamente devo dire che quello di Odyssey gameplay è fatto meglio. Diciamo che come meccanica io ho preferito quello di Origins, che era un gameplay semplice, GDR, d'effetto, una grafica impressionante, vivere l'antico Egitto in questo modo e soprattutto introdurre il Discovery Tour che è stato introdotto in università e licei di tutto il mondo per via della sua accuratezza. Ed è anche gratuito adesso, si può esplorare l'antico Egitto mediante una guida turistica, tu puoi impersonare i personaggi del gioco così tanto per girare determinati luoghi, sono numerosi, sono decine di tour che riguardano più argomenti dell'antico Egitto. Mi è piaciuta questa cosa che, non avendo eventi storici importanti da riportare nel gioco, hanno deciso di concentrarsi più sulla cultura, sulla tradizione del popolo egizio, e quindi hanno cercato di mettere tutto ciò che sapevano, e questo si può inserire nelle Discovery Tour. Ma in generale, se si gira nel gioco, si possono visitare numerosi luoghi tutt'oggi ancora esistenti, tra cui la Sfinge, ed è interessante, mi è piaciuto molto, poiché diciamo che c'è stata la possibilità, oltre che adesso parliamo della storia dopo, prima, visto che sto parlando del gameplay, di ciò che si può fare nel mondo, ne approfitto, con missioni secondarie particolari, oltre che animazioni ben fatte anche nel viso, cosa che si perde in Odyssey, secondo me, le emozioni praticamente si perdono del tutto, quindi invece il protagonista, oltre che essere carismatico e sofferto, tu lo percepisci anche grazie a queste animazioni, che mi dispiace si siano perse in Odyssey per dare spazio al gameplay. Beh, è molto ampio Odyssey, questo è il problema. Bayek può esplorare questo antico Egitto, una mappa davvero grandissima, gigantesca, difficile trovare del vuoto nonostante ci sia il deserto, i deserti sono insomma le parti vuote, ma puoi trovare degli easter egg come ad esempio, o dei riferimenti biblici come ad esempio l'incendio del coso di miraggi, sono miraggi, sono miraggi, oppure una citazione alle pieghe d'Egitto, si possono vedere le locuste, un po' una frecciatina, una frecciatina. Io le vedo come easter egg. Di sole, io li vedo un po' come frecciatine. Vabbè, ma le pieghe d'Egitto sono storicamente accurate, diciamo, tra virgolette, non esagerate come quelle della Bibbia, ma quasi, cioè non c'è questo anche la morte di primogenito, mi pare. La morte di primogeniti maschi forse è quella che è meno accurata. Ma le locuste erano normali invasioni di locuste, normali, non mi ricordo adesso. Ok, tolti i riferimenti religiosi, discussioni religiose, è bello esplorare questo mondo molto vario, ricco. Non mi sembra tutto uguale, nonostante vi fossero numerosi villaggi. Temevo che si potesse ridurre il parkour viste le antiche strutture che vi erano in quel periodo, quelle che a casa fatte di fango e merda praticamente. Invece la componente parkour c'è. Al solito non è che io sia un grande fan di questa meccanica GDR, che comunque apprezzo, che non è stata esasperata come in Odyssey, diciamo che mi sembra da più equilibrata. Comunque se tiravi una frecciata in testa o un colpo di lama gelata, i nemici morivano, invece su Odyssey così non è. Beh, aspetta, fallo con uno con il teschio, voglio vedere se ti muore in Origins uno con livello teschio. Sì, però poi è stato peggiorato ulteriormente nel gioco dopo.
Comunque dipende sempre queste cose del livello, che insomma non è che allora, ormai è diventato un GDR, quindi è sì, così, ormai è quella la meccanica. Però devo dire che mi è sembrato ancora più equilibrato nei piccoli leak che ho visto di Valhalla. Origins, missioni secondarie varie, insomma, come varietà, stesso tipo di Odyssey. I rami di abilità anche su Odyssey sono simili, le tre sezioni, assassino, guerriero e cacciatore con l'arco, e con i vari prestigi, stile GDR, insomma, nulla di nuovo per il GDR. Invece una cosa espansa per il mondo di Assassin's Creed, perché vi era un accenno in Syndicate, ma adesso è stata ampliata e migliorata. Anzi, si vede che sono principianti nel mondo. Sì, sì, mi è piaciuto molto il fatto che in questo sia il titolo che cerca di esplorare le origini fondative degli assassini, che non sono gli assassini, sono ancora gli occulti. Vediamo riti come... Quindi ci fa capire che come la prova definitiva. Come la macellata. Necessiti di un dito tagliato, l'anulare, che questo nasce per sbaglio, per errore Bayek si taglia il dito cercando di fare un assassino alle terme, la nascita, insomma, un po' del credo, della fratellanza, degli occulti, con una storia che trovo delle migliori dell'intero brand. Stavolta è un padre che deve vendicare l'uccisione del figlio. Lui è stato obbligato a uccidere il figlio, non mi ricordo, mi pare con una mela, insomma. L'introduzione di alcuni manufatti, e lì su si vede che forse meno obbligato, sbaglio, cioè tipo era sbaglio. Comunque si deve vendicare, uccidere il leone, se non sbaglio, il leone. No, no, è appunto lui per sbaglio che uccide il figlio, perché glielo lanciano addosso. Sì, sì, abbiamo ottimi personaggi come la Cleopatra, storici intendo, e c'è anche Giulio Cesare, possiamo vedere anche alla fine della sequenza in cui Aia uccide Amunet, uccide Giulio Cesare. La storia mi è piaciuta molto, mi è piaciuto molto il personaggio di... No, nella cripta dice che Aia ha ucciso Cleopatra col serpente, questo ancora non l'abbiamo visto. Vero. Io spero in un capitolo solo su Aia e nell'antica Roma, sarebbe un ottimo... Beh, penso che sia anche tempo, visto che questa è la trilogia di... diciamo di Bai. Su Roma sì. Però diciamo che questa non mi piacerebbe. Finora è tutto collegato con Aia. Finora non ti dico il motivo, ma è tutto collegato con Aia. Sarà, penso, e neanche nei Viking in qualche modo penso la collegheranno ad Aia e qualcosa del genere. Mi è piaciuto che hanno introdotto qui finalmente, cioè hanno capito che la via giusta è giocarsela in parallelo con gli assassini di Villa Auditore. Così racconti una storia nuova, ma allo stesso tempo fai capire che non siamo all'esterno di Assassin's Creed, se siamo comunque lì dentro. E in Odyssey poi infatti c'è anche Dario, seppur nel DLC. Per questo dico che mi dà fastidio che ci sia più storia nel DLC che nella storia principale. Assassin's Creed magari, nel DLC più. No, cioè... anche come qualità della sceneggiatura, mi dà fastidio che sia fatta meglio, si vede che è come se avesse voluto puntare un punto di vista più sulla parte degli assassini nel DLC che nella storia principale, questa storia di vendette che per dare spazio alle scelte hanno cercato di fare delle robe un po' azzardate. Chiudo velocemente, visto che ho parlato anche abbastanza di Assassin's Creed Origins, si è fatta una certa. L'ho credito molto, per me è una A, l'ho apprezzato moltissimo, l'ho platinato recentemente, mi sono divertito moltissimo a giocarlo, la storia l'ho gradita, anche riferimenti agli Isu, tra cui un indizio che Desmond sia probabilmente ancora vivo, poiché si può sentire all'interno delle piramidi la sua voce parlare in modo un po' meccanico, quindi ci faccio pensare che il corpo di Desmond è morto, ma effettivamente si è dentro il mappamondo, diciamo, il mondo di Isu. Non sappiamo nulla di effettivo, poiché Desmond l'abbiamo visto più volte, più indizi ci sono stati sul suo ritorno, per esempio su Syndicate, comunque una specie di clone. Adesso con questa cosa qua, che lui è lì dentro, la sua coscienza è ancora viva, ma ancora non abbiamo visto effettivamente niente. Ci sono più mele, non mi ricordo... Ah sì, ho apprezzato le boss fight mensili con Anubi, Sobek, è la dea un po' leopardo, insomma
in generale come hanno trattato la cultura e la mitologia egizia, ho apprezzato moltissimo, la preferisco, con tutto che io sia un fan accanito della mitologia greca, ma sarà che dopo aver giocato God of War non riesco a vedere nient'altro. Questo è, quindi, Origins per me è una A. Io penso anche di metterci a Origins. Ok. Ma a proposito di Desmond, secondo me Desmond sarà... Hanno voluto utilizzare Desmond come una... È evidente che sarà una sottospecie di chiave. Perché lo chiamano sempre, sin dall'inizio, come profeta. Quindi, oltre a quello che è successo nel 2012, nel 3, servirà a qualcos'altro. Secondo me a qualche ritorno della civilizzazione. Ma perché Giunone ci spiega che non era la prima volta che succedeva una scambata fine del mondo. Vabbè, ci sono tante informazioni in Assassin's Creed molto, molto lievi che tu non te ne accorgi. Sì, perché sono dette tipo normalmente, no? Invece sono importanti. Ma Desmond, secondo me, riporterà la prima civilizzazione nel presente, una cosa del genere. Sarà un ponte tra il passato e il futuro. Non si capisce bene, ma... E già quello che si è capito da Assassin's Creed è che semplicemente gli esseri umani sono dei robot creati dalla prima civilizzazione. Fine. Questo è. Perché Adam e Eva sono questi. Dei surrogati degli Isu. Sì. La prima civilizzazione... Cioè, loro praticamente sarebbero i nostri creatori, praticamente. Quello che ti vogliamo dire è questo. Fine, cioè tu sei questo. Adamo ed Eva erano dei prototipi un po' più intelligenti, praticamente dei più ribelli, diciamo, ecco, che poi se ne scappano e fine. Questa è la figata. Ok, sono nella wiki di Assassin's Creed, perché ormai il dubbio era nella mia mente, ho dovuto cercare. Gesù di Nazareth. C'è proprio la pagina su Gesù. Gesù di Nazareth, meglio conosciuto come Gesù Cristo, è una delle figure centrali del cristianesimo, che lo vede come il Messia predetto dall'Antico Testamento, credendo che fosse il figlio di Dio e che è stato risuscitato dai morti e ascese al cielo. Il suo compito fu il compimento di grandi miracoli, la maggior parte dei quali coinvolgono il corpo, e quello di sacrificarsi per purificare i peccati di tutta l'umanità. I miracoli di Gesù vennero concessi dai poteri della Sindone, o un frutto dell'Eden. I templari crocifissero dunque Cristo con il solo scopo di ottenerne la Sindone. I discepoli la rubarono per poi utilizzarla per resuscitare il loro Messia. Tuttavia, la Sindone non può ricreare la vita, ma solo animare nuovamente per un breve periodo il corpo. Pazzesco, bello. Non ci credo, l'hanno fatto davvero. Ma certo, ma era abbastanza lampante. Cioè... Fonte? Assassin's Creed Wiki, e c'è anche la foto che gioco? Il gioco, praticamente Assassin's Creed 2, c'è il glifo rappresentante Cristo e accanto il sudario come frutto dell'Eden. Vero, lo sai che hai ragione. Vero. No, vediamo se trovo altre pagine che ne parlano. Comunque, sì, per forza, perché adesso mi devo informare anche su Buddha, questi qua. Ma era lampante, ragazzi. Cioè è ovvio. Ogni personaggio che ha un potere sovrannaturale. No, io lo accetto, cioè non è che mi arrabbio. Al frutto. È un'opera. Ma c'è gente che si arrabbierebbe. Non è possibile. Questa è un'opera di finzione, eppure io mi offendo. La storia della Sindone. Potrebbe Assassin's essere Creed. Marteo, come detto prima. No, ma in generale Origins, i deserti anche mi danno una bella. C'è scritto comunque Davide Assassin's Creed 2 è un glifo, però non so dove ne parlo. Me lo ricordo, c'era tipo, poi mi pare che c'è pure la spiegazione. Ma dove ne parla? Chi ne parla? Perché mi sembra strano che io non ricordi. Cioè, non è detto genere... esplicitamente, però si intende praticamente. No, forse intende è detto da qualche parte, però io non lo so. Io non sono mai andato a informarmi su questo. Si intende un po' le loro. Vabbè, cioè, ragazzi, voglio dire.
Vabbè, comunque è figa come interpretazione, io, cioè, mi ha divertito. Comunque vabbè, nel mondo di Assassin's Creed è ovvio che Gesù Cristo abbia usato un frutto nel... No, io pensavo che non avessero voluto usare, capito? Cioè lasciare stare... Pensavo e invece l'hanno fatto, non è che uguale, cioè, per me è ok. Che succede? Cosa cazzo hai visto? Cos'è? Qualcosa su Buddha, secondo me. No, ho trovato il forno. Davide, per te Origins l'ho messo in A. Quindi ho trovato il forum dei cattolici romani dove parlano di Assassin's Creed. Ho trovato questo gioco e qua dicono che Gesù ha ottenuto i suoi poteri con una specie di sfera. Attendo giudizi a riguardo. Arriva Sevesinus che scrive: fantasia corruttrice, mio cugino di 12 anni ci gioca, per fortuna non hanno accolto i doppi sensi. Francamente è fastidioso partire già dall'uccidere cristiani con un personaggio pure musulmano. Ah certo, il primo Assassin's Creed, il primo, certo, ma secondo me ha frainteso il musulmano. Vabbè, ma ragazzi, la storia... le crociate, cioè, sono tutto quello che non si deve prendere dalla religione cristiana cattolica. La storia dell'uccidere provoca in me sentimenti contrastanti. Ma Cristo, è un videogioco. Quante volte impersonifichi un criminale che uccide la gente onesta? GTA ne è un esempio. Sei un mafioso che uccide poliziotti. Ad ogni modo, l'avevo detto, ragazzi, che qualcuno si sarebbe stato che si lamenta. Ad ogni modo, non mi sembra che l'Islam ne esca benissimo anche lui. Altair, il protagonista, è un freddo assassino senza regole morali. Che cazzo dici? Altair senza regole morali? Lui? Altair, giusto. Vabbè, Altair uno si scopa, che dice, uno che dice tutto è lecito poiché Dio non esiste, e lo dice veramente ad un certo punto. Ma non è vero, nulla è reale, tutto è lecito. Non è che nulla è reale e nulla è Dio. Cioè io... Proprio di Dio non parlano mai. Arriva Fenix che scrive: un gioco come un altro. Così. Ah sì, ma è un gioco come un altro. Cioè, bello, però insomma, non ci vedrei del complottismo. Dell'indottrinamento. Finito proprio. Alador con l'originale di prima ritorna con: finito proprio stasera. Nessun messaggio religioso. Al Molino, quello che ha indottrinato il protagonista Altair a non credere in Dio o alla distinzione tra bene o male, in fondo voleva lui stesso sostituirsi a Dio. Altair, inoltre... salva sia sacerdoti cristiani che islamici, uccide saraceni e templari, con questi ultimi che non sono cristiani. Basta pensare che a questo punto, basta pensare che alla fine si scopre che il Moellim è un templare. A questo punto non ho capito le critiche, ma mi piacerebbe sentire anche altri pareri. No, ma ve l'ho detto, io non l'avrei colto mai questa cosa della perché non le parlo nel modo esplicito. Magari c'è scritto questa cosa della sindrome, ma in qualche Phantom scrive. Contenuti speciali, cioè, insomma, qualche cosa secondaria, insomma, che devi spulciare, ma in modo esplicito non ne parlano mai. Phantom scrive: ma era quello del Papa che l'estate scorsa vedemmo qui? Come cazzo quello del Papa? Ma che vuol dire, scusi, quella del Papa che l'estate scorsa vedemmo qui? Papa Bergoglio, chiudiamo? Chiudiamo chiudiamo in bellezza con Odyssey. L'unica cosa su Origins è che praticamente mi sono fatto prima tutte le missioni secondarie e poi ho iniziato la storia. E ho fatto praticamente, cioè, presente la prima zona, qual era la prima zona? Siwa. Tu finisci Siwa, poi c'è l'open world, cioè te lo aprono tutto, ok? La missione dopo io non l'ho fatta. Ho fatto prima tutta la mappa, tutta positivo, che tutto sia aperto, positivo questa cosa, secondo me. Poi però la storia principale me la sono finita in un'ora, perché non c'era, io facevo, arrivavo il nemico, quello moriva, tipo disintegrato, diviso in due. Però mi è piaciuto un sacco. All'inizio ero un po' scettico, poi man mano ti ha garbato. Questa componente dell'RPG, e poi io sono un fan dell'RPG in generale, quindi mi ha interessato molto. Ma è quello del Papa di cui parlammo l'estate scorsa? Ma il deserto, soprattutto, mi è piaciuto anche stare nel deserto.
A me non perché tanto, sai, non è come i mari della Grecia, che mi sono piaciuti. Anche i mari della Grecia mi sono piaciuti. Bello, bello, bella. Odissi? Per me Odissi è una B. S. Quindi lo mettiamo in A. Non okay. Superior ho giudicato per forza. Ci sta, perché ci sta. Scusami, se abbiamo due S e una A. Ah, hai ragione, scusa. Hai ragione. Per me è un superior per forza. Nella Odyssey. Cosa si può dire su Odyssey, ragazzi? Cioè, veramente. Cioè, secondo me hanno preso Origins e l'hanno elevato. Proprio hanno preso la sua meccanica e l'hanno migliorata al massimo. Cioè non riguardo ovviamente trama e quant'altro, questa è meccanica, hanno l'abbozzo con Origins definito con Odyssey. Aspetta un attimo, sì. No, cioè, parlo. Ok, quindi sì, io l'ho apprezzato molto, è stato, potrebbe essere anche il mio Assassin's Creed preferito molto probabilmente, sia perché adoro il Mario, è un 5.3, quindi forse ha. Che vuol dire? No, ci sono due S su... È 6 più 6 più 4. Ma finora abbiamo fatto che quando c'erano due votazioni era maggioranza. Era 2 su E. No, se era SSA era S. SSB. Ah, tu hai messo B? Io ho messo B, sì. Ah. Minchia. Ma perché ti stai pensando sui coglioni? B. C'è B o c'ho Revelation in B? È un 5.3, quindi è A. C'è B, paragonarlo a Rogue o Unity, cioè. No, sì. Comunque, stavo dicendo che appunto è un bel gioco, è pieno di segreti, di misteri, la meccanica delle scelte non la condivido appieno, ma tuttavia l'ho apprezzata, l'hanno resa la mia esperienza. È stato bello salvare tutti i personaggi e non farne morire neanche uno. F per rispetto a chi ha fatto morire qualcuno, chi per sbaglio tipo salvo o chi apposta come Matteo, che, insomma, No, io ho fatto una catastrofe, uno solo mi invece proprio Matteo è stronzo nell'anima, cioè lui no. Si ricercava, ucciso apposta il padre. No, questo non lo puoi fare. Secondo me lo dovevi lasciare il lupo. Sono tuo padre. Pezzo di merda. L'ho buttato giù dalla ruba questo pezzo. Il lupo lo dovevi lasciare. No, due sono rimasti. Anche perché il lupo dopo ritorna e fa un'altra cosa. Ma ovviamente tu non lo puoi sapere. Perché lo saprò quando mi rigiocherò il gioco. Che lo farò. Minchia. Alle tue tempistiche di adesso che ancora lo devi finire, Odyssey. Quello per un altro motivo. Però comunque sì, io finisco prima la mappa e poi mi finisco la storia. È deficiente. Comunque sì, bel gioco, decisamente per me è una S, perché mi ha soddisfatto veramente tanto. Platinato mese scorso, due mesi fa prima degli esami, e niente, mi ha accompagnato durante la quarantena a tornare. Il Mare della Grecia mi ha accompagnato durante la quarantena. Ne potrei parlare per ore, però preferisco di no. Tocca a voi. Matteo, parlo io abbastanza per oggi, gente. Ma anche per me è un gioco spettacolare, come avete ben capito, l'avevo messo anch'io in S. Perché? Perché a me ha dato personalmente tanto. A me il fatto che sia già un RPG in cui tu puoi andare in tutta la mappa, guardi tutto il Peloponneso. Le isole, le battaglie navali concatenate, tutto secondo me è perfetto in questo. Sì, ci sono le animazioni facciali, ma secondo me in un open world in cui vi è tutta questa roba, l'animazione facciale secondo me passa in secondo, terzo, quarto, quinto piano. Ma è il protagonista, dici secondario, ok, ma il protagonista non ha le animazioni facciali fatte ma bene. Ma che me frega? Cioè, degni della Bethesda. Vabbè, ma anche la Bethesda, io, siete voi fissati con la Bethesda, che vi fissate sulla grafica, ma la Bethesda fa nel gameplay
è una roba paurosa, cioè è una cosa fantastica, a me piace un sacco. Se lo prendiamo in considerazione con altri giochi che sono belli nel gameplay, nella storia, nella grafica. Ma poi c'è anche da dire, cioè potrebbe, si può dire che a problemi di grafica ci sono i bug, il gameplay tipo non è il massimo paragonato ad altro. Allora perché c'è molta gente che gli piace questo gioco, non che lo segue per moda, proprio io devo essere, piace. Oggettivi, io vedo i miei motivi. Perché se c'è gente che ancora oggi gioca a Skyrim non è perché va di moda, perché gli posso appunto capire al tempo perché era anche un po' una non moda. Se ne parla più di Skyrim, non so quanta gente ci gioca a Skyrim. Vabbè, cioè, è perché piace il complesso, cioè se hai analizzato singolarmente trovi molte falle in Bethesda, però il complesso riesce a soddisfare una parte dell'utenza. Ovviamente nel complesso non può essere mai insufficiente, neanche Fallout. No, ma noi qua non stiamo parlando di insufficienza, qui stiamo parlando di un prodotto ottimo, non insufficiente. E secondo me Odyssey lo è un prodotto... appunto, anche questo. Anche no, beh, certo, ovviamente. I punti critici ce li ha. Allora, ragazzi, come gioco in sé, cioè dovessi prendere Odyssey solo, senza considerare gli altri, ovviamente è un ottimo gioco. Cioè, secondo me... Ma io anche considerando gli altri, io per me... Io te l'ho detto, finito Odyssey molto probabilmente scavalcherà sia il 2 che il Brotherhood. Non lo so ancora perché non l'ho finito, però è inutile che mi dia così, perché è così, cioè non è che è così, perché lui il finale non l'ha soddisfatto, però c'è da dire che il suo era il finale del gioco, non del complesso totale, quindi DLC. Che cazzo l'ha scritto sto gioco? Pain of a Wise, che cazzo l'ha scritto, porca puttana, che cazzo l'ha scritto? Cioè, a me finora a me la storia mi ha soddisfatto, sinceramente. Anche come si interseca all'interno del panorama greco. A me piace anche la storia di Deimos. Incontri di tutto. Incontri la parte. Io parlo della storia del personaggio. Ma anche la storia del personaggio. Tu vedi questa una cosa che non si era finora messa in Assassin's Creed. Era questo conflitto tra fratello e sorella. Per me potrebbe essere sviluppata molto meglio, invece l'hanno svenduta male in favore delle scelte. Queste scelte, secondo me il danno di questo gioco, questa sceneggiatura, sono proprio le scelte, che fortunatamente hanno tolto come importanza principale in Valhalla. Potrei fare delle scelte, magari d'attacco c'è, però almeno non condizionano la storia. Secondo me, al fine di dare questa libertà al giocatore, hanno snaturato moltissimo la storia, l'hanno scritta tanto per fare questa specie di ramificazione generale, senza concentrarsi su particolari dettagli o sviluppo di personaggi. Sicuramente si sviluppa più di Arnaud, secondo me, che sia Alexios che sia Cassandra, insomma, il personaggio è lo stesso, anche la scrittura, anche il rapporto, cioè, insomma, come villain mi piace moltissimo questo fratello cattivo, che in base alle scelte che fai, il finale può essere uno o può essere l'altro, addirittura i finali sono diversi, sono un 7-8 finale a seconda dei quattro personaggi che possono rimanere in vita o morire, però questo secondo me ha snaturato moltissimo il gioco dal punto di vista della sceneggiatura. Per quanto riguarda il gameplay, l'esplorazione, la grafica e tutto quello che concerne, secondo me è ottimo. L'unica cosa che, come ti ho detto, ciò che questo gioco non ha è una trama solida, ecco. Una sceneggiatura e una trama solida. Questo secondo me è naturale a seguito di una meccanica di scelte. Cioè non si sono concentrati su... Secondo me questo, cioè questo che quello con l'avrei messo anche in A, ma io non considero i DLC perché i DLC sono scritti bene, ma si vede che sono scritti bene perché il DLC ha un suo inizio e ha una sua fine. La fine del DLC non dipende dalle scelte che fai. Ci sono delle scelte, ma che non condizionano la sceneggiatura del DLC. Siccome quello era stato già prescelto da qualcuno, era stato sicuramente scritto meglio a tavolino, sia l'uno che il secondo DLC. La storia principale può essere modificata a seconda delle tue scelte, si chiamano delle ramificazioni, e per creare delle ramificazioni non hanno curato ogni singolo ramo. E questo ha fatto sì che la storia fosse più debole dei DLC stessi, ma siccome i DLC non sono presi in considerazione, visto che sono esclusi, io devo dire che è una B, se no avrei detto che era una A, anche una S, anche una S gli avrei dato. Sì, secondo me anche la ramificazione delle scelte, io ancora non ho trovato gli effetti, io ancora non ci sono arrivati gli effetti
No, poi mi dirai alla fine. Ho compreso che alla fine tutti gli effetti delle tue scelte sono alla fine. Tu prendi un determinato percorso e tu vedi gli effetti. Io invece non li ho sentiti gli effetti delle scelte. Però la perché alla fine quali sono gli effetti? A me costruirmi, muore qualcuno. Ma a me costruirmi, il mio Mistios, finora a me è piaciuto. Anche costruire la sua storia, decidere cosa doveva fare lui, a me è piaciuto. Perché mi inserisce all'interno della meccanica RPG molto più a fondo. Perché se io devo fare quella cosa e la voglio fare, la faccio. E questa è la bella dell'interattività del videogioco. Ma secondo dici, me. Secondo me hai trovato lo stesso su Beyond Two Souls come scelte. Quello è un gioco che è solo sulle scelte. Ma scusami, tu fai un gioco, le scelte, cioè le cose o le fai bene o non le fai. Ma tu non immagini elementare il peso delle scelte, o potevamo fare anche degli eventi in cui tu devi decidere le immagini sì, ma quello costa troppo lavoro. Tu ti rendi conto di quanto è grande la mappa di Odin? Ma tu ti rendi conto quanto è grande la mappa di Odin? Hai aspettato anche 4 anni per avere il nuovo gioco. Ma qua se non stiamo parlando di 4 anni. 4 anni. Qua stanno parlando anche di 10. ma se non di più, perché sì, qua si sta parlando di un open world con la disponibilità di Beyond. Qua, cioè... Esatto, cioè, noi qua stiamo parlando di... Tu Beyond l'hai visto in... Cioè, quanto l'avranno prodotto Beyond? 2 anni? 3 anni? Solo quello! Cioè, stiamo parlando di fare solo la sceneggiatura un di un percorso Beyond. Guidato alla fine. Per quanto possa esserci la scelta... Ma io non sacrifico la qualità e la quantità. Cioè, ma non è che ho battuto la qualità. La qualità della storia è sempre la stessa. Cioè, a me sta sembrando... la qualità della storia è uguale. Ok. Secondo me no. L'abbiamo capito, però io poi devi guardare anche come azienda sarebbe stato controproducente un nuovo Assassin's Creed dopo 15 anni. No, 15 anni, che 15 ragazzi, le scelte, le scelte della storia. Fallout 4, 10 anni ci ha messo. Fallout vedi 4. Che merda che è uscito fuori. No, allora senti, no, tu non mi puoi dire merda per Fallout 4. Scusami. Fallout 4 sarebbe una C. No, Fallout 4 è una S. A tutti gli effetti, una Z, cioè mettiamo una Z qua, facciamo perché no? Ma il fatto è che, scusami, ma B, se vuoi una, sì, una B, certo. Adesso più un altro, mettici un altro ancora di giù perché siamo oggettivi, dai. Siamo oggettivi. Allora ripeti, ridai questa oggettività. L'oggettività in sé per sé non esiste. Stiamo parlando di gusti. Stiamo parlando sempre che per te è in questo modo perché tu la vedi in quel modo. Ma se tu la cambi prospettiva, cioè non è che se a te non ti è piaciuta quella cosa, ma tu te la ricordi la storia di Fallout, Matteo? Te la ricordi? ma Bethesda non ha mai puntato sulle principali. Ma il gameplay è figo, anche la varietà mi piace molto, mi è piaciuta molto. Però contesto, prendi gameplay, prendi la trama. E comunque la trama non è malaccia. Come inizia? Poi è tutto il resto il problema. No, neanche come finisci. Allora, tutto quello ciao. Che c'è in mezzo. Cioè, ragazzi, io lo immagino così a tavoli. Allora, ragazzi, ho un'idea per il nuovo Fallout. Lo facciamo cominciare così: il bambino lo rubano, lo scoppia tutto. Ok, va grande, idea geniale. 80 milioni di dollari spesi per animare la parte iniziale, farla bella, la trama. Il resto, vabbè, sì, 10 euro. Forse con 10 euro. Ma non è vero. Cioè, tu mettici tutto. Ma quando mai? Ci hanno messo non so quante statistiche all'interno del gioco. No, della trama parlo. Della trama, anche della trama. Hanno fatto, secondo me, una bella dicotomia tra quello che è la creazione di un essere umano e l'essere umano in sé. Il finale bello, la dicotomia tra servo e padrone. Questo è, secondo me, era carino. I finali mi hanno dato poco a desiderare. Gioca Detroit, servo padrone. Gioca ma Detroit. Tu sempre prendi Detroit... che è della Quantic Dream, che fa solo questo. Fa solo questo. È solo la storia il gioco. Tu non ma, mi puoi... Ma perché non aspirare a un gioco perfetto? Ma non puoi farlo. Non perché sì, ma ci sono capacità e capacità. No, la Rockstar non mi puoi dire che la storia di GTA 5 è paragonabile solamente per un pelo a quella di un Beyond Two Souls o di un Detroit. Perché non è così. Per te è veramente, anzi, oserei dire che la trama di GTA 5 è di una banalità. È quasi nulla la trama di GTA 5. La GTA 5 ti fa, ti mostra che dei criminali... Anche, ancora non lo giocare. Io parlo per GTA. Giocalo.
ma io parlo per GTA, anche GTA in più, anche se ha un, non è che ha un gameplay così sviluppato comunque. Il GTA ha una storia che si incentra, la cosa bella è cambiare tra i tre criminali e fare colpi, ma in sé per sé la storia, l'unico momento intenso della storia è il momento in cui tu scopri che Michael ha mentito a Trevor, eccetera eccetera, quella, la parte in cui in realtà dentro la tomba sono episodi di vita quelli delle missioni di GTA. E no, non vuoi dire che andare a fare il colpo alla banca c'è un episodio di vita, cioè, no, è una cosa che succede a tutti, no, più o meno, no, è il rito di passaggio, per dire. Sei un coglione se non vai alla banca a spaccare. Quelli sono punti cruciali di trama, però dico in generale sono episodi di vita che arricchiscono un po' il personaggio, vedono come cioè, insomma, è anche simpatico, ma non è una storia, no, mi rendo conto che non è, cioè insomma, di GTA GTA non punta tanto al a rendere una super storia che comunque ci sta, cioè non è noiosa, i finali sono finti, hanno comunque dei momenti alti, no? Ma tu ti affezioni pure ai personaggi, hanno un loro carattere. Io, a me il figlio di come si chiama, il figlio protagonista di Sean, me ne frega un cazzo, se ne frega, lo vedi in merda, cioè, questo è il fatto, cioè, non è che perché a te non te ne frega un cazzo, ci sono giochi e giochi, c'è chi punta sulla trama, chi punta sul gameplay, sono esigenze anche diverse, c'è una persona che vuole divertirsi e quindi gioca, cioè, una persona che vuole divertirsi e flexare, mica si va a giocare Beyond Two Souls, che cazzo flexi? Cioè, che gameplay porti su Beyond? Quanto può essere divertente vedere una persona giocare a Beyond? Non lo è. È bello giocarselo, viversi, esatto, un'esperienza. Ma se voglio vedere qualcuno giocare, per esempio, se voglio vedere azione, non mi guardo Beyond, perché è un percorso guidato. Ma scegli tu. Film interattivo. È un percorso guidato, cosa voglio dire? Ovviamente, per quanto sia vasto, te lo selezioni tu la strada. Certo. Cioè, selezioni, blocco C, poi dal blocco C, blocco A. Così funziona. E invece, per esempio, in un Assassin's Creed Odyssey, escludendo le scene, alla fine sei tu che stai giocando, tu come persona, vuoi andare a destra, vai a destra, non c'è l'interfaccia con vai a destra, vai a sinistra. Esatto, no. Cioè anche le direzioni in Beyond Two Souls, anche andare a destra o a sinistra, cambia. Comunque, la questione è questa, Assassin's Creed Odyssey, più bel titolo della vita, proprio della storia dei videogiochi, potrebbe superare anche Pong, teoricamente, però sono un po' nostalgico. Vabbè, comunque sì, per me ottimo gioco, indubbiamente. No, sì, questo mi trovo d'accordo. Io nel generale, che paragono ad altri, però assolutamente un gioco validissimo, che è forse l'Assassin's Creed che ho passato più ore della mia vita. Ti vedevo sempre online solo su questo, quindi sì, immagino di sì. Un periodo intero in cui giocavo di più, forse anche un anno intero ci sei stato. Più di un anno sono stato a finirlo. E ho fatto tutto, tranne gli enigmi che sono banalissimi, c'è anche la ricompensa, è veramente esigua, non ne vale la pena. Io manco li farei, manco io. Non ne vale veramente la pena, perché non sono premi. A me gli enigmi di Nostradamus li ho fatti con tantissimo piacere, erano così complessi, è meraviglioso. Cioè, ce ne sono così tanti che insomma vengono ridotti a banalità, i premi vengono ultra superati da armi che puoi trovare livellando, quindi non ha neanche troppo senso. Per adesso ho fatto tutto, ho fatto i secondari. Ma perché? Perché gli enigmi di Nostradamus, per esempio, sono una bella cosa. Che era quella là che ti faceva rendere utile il database. Il database non lo guardava un cazzo di nessuno, ok? Nessuno. Non mi dite che quando giocavate all'Assassin's Creed vi fermavate e dicevate adesso... No, ma io ti lo devo comunque lo devo rigiocare. Cioè io adesso a 18 anni mi sono messo a guardare i database di Assassin's Creed. Perché? Perché mi ho detto, cazzo, là ci sono informazioni carine nella storia, nella geografia, sai, forse sarebbe bello andarsene a guardare un po'. Ma in Unity gli enigmi di Nostradamus sono serviti a questo. Ci volevano degli enigmi così, perché li hanno tolti? Perché li hanno tolti? Erano così carini. Cioè, Enigma ti diceva, che ne so, nelle piramidi, dove
la cima, la cima, nella, sulla cima del, del, dove riposa il faraone, niente, non sia una cosa così. Era carino, secondo me. Mm-hmm. Il database, sì, poi sì, il database sì, l'hanno sì, tolto. Questa cosa mi dà fastidio. Il database l'hanno tolto. Mm-hmm. Molto bello. Vabbè, ragazzi, la classifica finale è la seguente. Abbiamo in S Valhalla. Valhalla, quando lo giochiamo ne riparleremo. Lo aggiungeremo a questa lista. A sentimento o secondo me, secondo me la A la prende. Tra ed per S. Me già hanno fatto il passo falso con quella collector orripilante. Ma cazzo c'è della collector quel gioco? Non lo so, ma di solito è un indizio. Ma qual è questa collector? Ah, quella la politica di Correct con Ivor femmina. Secondo me Valhalla finirà in A. Tra ed S, sì, secondo me anche. Sì, è difficile che facciano un gioco brutto. Mi sembra che abbia un buon potenziale, ho visto qualche lì che sembra ben equilibrato. Non so se riuscirà ad arrivare ad S, sai? Vedremo, vedremo. Io ho fiducia, speriamo che abbiano curato la trama maggiormente, quello che spero convivamente, perché te l'ho detto, mi è dispiaciuto molto, perché l'ho giocato con molto piacere e dire ci sono anche migliori. Ma la priorità della trama l'hai tu, capito? Cioè, per esempio, per me ha più priorità il gameplay. Ognuno ha la sua priorità. Certo, se mi vado a giocare un Beyond Two Souls, è ovvio che do più priorità alla trama, ma è ovvio. Ma grazie a cazzo. Cioè, però in un gioco RPG open world, io non do più priorità alla trama, do più priorità al gameplay, perché mi gusto il fatto di poter andare ovunque, i parametri, le cose, eccetera, eccetera. In Dark Souls dai più priorità alla lore, e anche alla trama. La lore, che è un'altra cosa ancora. Beh, io questo penso, cioè, come trama, ok, la trama era essenziale nel 2, nel Brotherhood. Perché? Ma che faccio sono? Che Gesù bambino di Nazareth, allora. In conclusione. In conclusione questo. Se abbiamo come? Assassin's Creed 2 e Brotherhood. In A, Revelation, Black Flag, Origins e Odyssey. In B, Rogue Unity. In C, Assassin's Creed e Assassin's Creed 3. E in D, Syndicate. Devo dire che mi trovo abbastanza soddisfatto. Anch'io, solo Odyssey l'avrei messo nella S e basta. Per il resto è praticamente... Sì, sì. Mi trovo esattamente d'accordo con la Syndicate. Syndicate in E sarebbe stato... Nella mia classifica perfetta, Odyssey, vabbè, anche io ci sarebbe stato in A se non gli avessi dato E, però io lo detesto con tutta la ma mia. Ma anche in B ci sta. Cioè, stavo leggendo l'articolo di famigliacristiana.it dove parlano di Assassin's Creed 3. Che cazzo gente? Fa già ridere così. Non mi Assassin's Creed alla sua pagina di roba cristiana. Vabbè. C'è proprio famiglie cristiane su Assassin's Creed 3 e dicono che praticamente no, cioè non si può, è una vergogna, cioè non è accurato storicamente. È un gioco. Però che ci azzecca la famiglia cristiana? I bambini e i nostri figli? Direi che per sera abbiamo parlato proprio abbastanza. Sono quasi 3 ore di live, è stato un piacere, sì. Vedo che la tier list è stato fruttuoso come format, magari ritorneremo periodicamente a farne, sceglieremo poi che cosa, è stato così, mi è venuto così a flash l'Assassin's Creed questa sera. No, mi sembra corretto. È stato bello, mi sono divertito anche a parlarne con voi, come fare recensioni accurate in... diciamo in tempo ristretto un po' su tutto, su brand interi, penso che ritorneremo. Abbiamo preso anche un follower, questo è positivo. Io ragazzi vi ringrazio per averci assistito fino adesso, telespettatori fissi, quindi la vostra media sicuramente si alzerà, molto positivo. Siamo stati anche a 4, anche a 5 un picco. Ringrazio Matteo, Davide ed Edoardo che non ci sono. Io vi auguro una buona serata, un saluto pensavo da... prima da te, però partiamo da me. Appunto, una buonanotte dal castello infestato, in particolare da Dave, da Cidomet e da KP7 Sax. Buona serata.
Buonasera ragazzi. Quale serata? Sono le 3 di notte. Buona mattina. Buona mattina. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Buonanotte. Buonanotte ragazzi. Vieni qui.